Buongiorno a tutti, alle ore 11:20 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale, possiamo procedere all'appello. Sindaco Marino Nembo, Ciro Nembo, Paola Mazzina, Salvatore Ciuccio, Anna De Simone, Ludovica Di Meglio, Enrico Romano, presente. Bruno Dorazzi, presente. Tortorello Gian Giuliano, presente. Federico Costantino, presente. Paolo Falco, presente. Melani Esposito, presente. Bozzaotra e Roberto, presente. Tutti presenti, possiamo procedere alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Prego, assolutamente, prego. Buongiorno a tutti, no, un momento iniziale, perché non c'entra con gli argomenti della presentazione, sono brevissimo. È solo una richiesta, chiaramente non mi dilungo molto, su una spiegazione che vorrei dal sindaco e dal delegato alla sanità e alla salute del Comune di Cagliari. Notizia di pochi giorni fa, c'è stato un tavolo tecnico a Roma, eccetera, eccetera e quant'altro, in cui ha partecipato il sindaco di Anagata, di Scoppa, quello che mi chiedevo, è voluta questa assenza del Comune di Cagliari, oppure è lui che ci rappresenta ormai in tutto, che visto che comunque era una profila in qualche maniera nei progetti, come si è visto dall'intervento di giunta regionale, come si è vista dalle varie problematiche che noi abbiamo portato avanti negli anni, per cui anche la cardioprotezione, adesso sembra che il Comune di Anagata ci assorbe completamente. Spero che mi chiedo se siete in contatto, se lui vi ragguaglia il merito, perché c'era una proposta di legge che poi la proposta di legge già presente anche nella precedente consigliatura, nella precedente legislatura, che veniva anche da lontano, nella precedente legislatura del già presente in Senato. Io solo questo che volevo sapere, solo perché le problematiche sono e rimangono cocenti, come quello dell'elicottero che non è stato più ripristinato, come i vari problemi che sono sul giorno, tra cui anche i problemi della doganalisi e tante altre cose che stiamo ancora aspettando la realizzazione. Grazie. All'inizio della considerazione giustissima che ci dà anche l'opportunità di chiarire alcune cose e anche di annunciare quello che stiamo per fare. Noi abbiamo in questo tavolo regionale, c'è stata questa richiesta del sindaco di Anagata di rappresentare l'isola di Cagliari, non il Comune di Anagata. In un quadro di buoni rapporti abbiamo ritenuto opportuno, dopo averlo sentito all'inizio del mandato, di delegare lui a rappresentare l'intera comunità. In questa occasione, ma anche in altre precedenti, noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione veramente di cui non c'eravamo niente, assolutamente niente. Tra altre cose, ho anche chiamato l'ANCIM per sapere se era vero che l'ANCIM aveva deciso da questo tavolo. La dottoressa Usai, la segretaria dell'ANCIM, mi ha detto che loro avevano una convocazione il mercoledì e il giovedì o venerdì, e che in realtà di questo tavolo molto limitato al ministero neanche loro sapevano precisamente cosa era stato fatto. La cosa che ci ha lasciato anche con molto dispiacere, praticamente è vero che pochi giorni fa ho ricevuto finalmente un verbale di queste ore di riunione fatta alla regione di questo tavolo, ma di queste iniziative ne erano completamente all'oscuro, ma in più non ci sembra un modo lineare che si annunci una grossa legge che non sappiamo fare niente, ma neanche l'ANCI non la conosce il contenuto, dove in realtà alla fine viene presentata non come rappresentante di Sodicani, ma sulla stampa come rappresentante della lista Anagata.
Questo atteggiamento, Paolo, scusami, questo atteggiamento, chiamiamolo che non lo danno, ci fa ripensare il rapporto. Ma non perché uno vuole mettere la croce, perché in realtà non è una questione di dire noi prima eravamo capo figlio, non capo figlio. Il problema è che, diciamo, noi abbiamo due rapporti dovuti, essendo in un quadro di collaborazione, nelle carte mi sarei aspettato che queste sceneggiate, che dobbiamo dire tra virgolette, non si facessero. Perlomeno, se si presenta un disegno di legge, quindi sapete che cosa si chiama, ma neanche l'ACI me lo sa. Allora, questa cosa che è successa ci fa ripensare il rapporto, probabilmente chiederemo, diciamo, che è probabilmente visto e considerato come stiamo andando, che non ci rappresenti, che vogliamo difendere la, diciamo, quindi la rappresentanza, visto che qua in Consiglio Comunale ci sono capacità e professionalità, io non sono mezzo, quindi mi appoggio sempre a quelli che dicono le altre persone del mestiere, ho l'umiltà di dire, ne capisco fino a un certo punto, però il Consiglio Comunale ha, diciamo, le capacità possiamo di affrontare queste situazioni. Quindi, diciamo, è l'occasione che io non ho il tempo di creare questi giorni di mettere carta sul piede. Paolo Paolo del prossimo giorno, c'è la mia intenzione che condivido perfettamente questo modo di agire, che veramente, di verità, tutti possono essere pubblicità, ma vogliamo capire quindi di cosa stiamo parlando. Perché se mi sembra che sia la vostra proposta, in realtà della lista magari, ma non del comune di capo, perché non si parla. Poi per quanto riguarda, vogliamo approfittare, per quanto riguarda, stiamo seguendo un po' tutte le vicende dell'ospedale, e in particolare vorrei dire che tutte le iniziative del consigliere Granzi delegata alla sanità, abbiamo trasmesso una nota nella quale abbiamo chiesto che, dato le difficoltà di medio continuo e molto grave che sta vivendo, che si considera possibilità, specialmente alla luce oggi del fatto che è finito il commissariamento, perché di questo come sono stato a parlare con il Presidente Luca, e Luca mi disse che questa situazione la potevo affrontare solo quando in cui era finito il commissariamento, perché in realtà ne aveva pochi da poco, abbiamo mandato una nota ufficiale che dopo possiamo anche, diciamo, fornire, nella quale chiediamo che venga messo in linea un elicottero pesante, cioè un elicottero che possa camminare in condizioni molto più difficili rispetto a quello che succede oggi. Diciamo proprio alla luce di quello che logicamente un elicottero non è che serve solamente carta, ma serve anche questo. Però tante condizioni medie sono avvenute in tutta la regione Campania, penso che se fanno un investimento in questo senso è una cosa a tutti quanti, anche perché così non dica il patrimonio anche difficile, però diminuisce. Ci sono altre problematiche che stiamo seguendo, un altro giorno la vicenda del 118 che per una questione interna è stata spostata in un locale in Ionio, mi hanno chiamato questo 118, io ho parlato con un altro investito immediatamente del direttore di questa vicenda che mi ha promesso che sarebbe intervenuto perché per motivi di organizzazione interna che io non conosco, ho solo detto io non entro nella gestione dell'ospedale, però non vorrei che il personale potesse lavorare nella massima tranquillità e nella massima, diciamo, efficienza. Per quanto riguarda anche l'est, mano a mano che noi stiamo cercando, c'è stato solitamente il tavolo tecnico, purtroppo per motivi medici, cioè non sanno, ma prima è stato convocato, non c'è mai tutto quello che possiamo, diciamo, fare per in qualche maniera dare un tipo di servizi migliori, cerchiamo, diciamo, di farlo. Ma c'è stata anche una vicenda che riguardava sempre questa questione che man mano è arrivata meglio dei certificati quando è stata una deambulanza. Io ho assistito a una vicenda dove il comandante sull'imbarco di una deambulanza ha detto che il certificato non era, diciamo, proprio fatto bene. Probabilmente bisogna fare un modello preciso in modo che le parole, insomma, questo è stato intensivo, anche questo personaggio vedere bene tecnicamente come fare un modello preciso in modo che quello è il modello, quello rimane, perché altrimenti anche il comandante deve dare le parole. Infatti hanno fatto ritornare indietro, diciamo, alla persona di fare il certificato e poi l'hanno fatto ricantare. Diciamo che sono cose che poi logicamente mi sembra sulla questione. Però tornando alla vicenda di preannuncio, è mia intenzione, diciamo, di vedere questa situazione rapidamente,
disse: considerate che si fanno queste cose che noi diciamo. Se il Presidente ho portato anche il panettone alle mie spese, anche non è per piccolo di per mangiare il panettone tutti quanti. Cioè, voglio offrire un panettone? Due per comprare. Anche senza soldi per comprarli a mie spese. Grazie. Una cosa che si riferiscono alle rendite fuori bilancio da riconoscere e in
quanto sono state riconosciute le spese legali, diciamo, per delle sentenze in cui appunto il comune è stato parte, diciamo, in corso. E quindi la prima riguarda una 4187 riguarda il ricorso al TAR della signora Robustelli contro il comune di Capri, e il giudice ha liquidato delle spese di, per l'importo complessivo di 5.408, e l'ufficio urbanistica ha istruito la pratica dicendo che è opportuno riconoscere questo debito, così come ci dice anche il revisore, revisore unico del comune di Capri, e come ci invita ad adempiere a questo pagamento del festival. Grazie. La parola al dottor Pozzaoca. No, soltanto per anticipare il mio voto favorevole al riconoscimento, in quanto è una questione che è sorta sotto la nostra amministrazione, l'altro assessore di affari legali, quindi personalmente per questo punto c'è anche il mio voto favorevole. Ci sono altri interventi? Il dottor Federico? Solo per annunciare per quanto riguarda invece l'astensione dal voto, trattando una pratica che effettivamente viene da molto lontano e che a mio avviso deve l'amministrazione assumere iniziative, provvedimenti e attività estremamente rigorose, perché si riferisce a questa annosa che viene da molto lontano, vicenda relativa alla costruzione nella zona dell'acqua. È una vicenda questa che ha toccato più amministrazioni sicuramente, per i tentativi di, appunto, di privatizzare addirittura aree che invece sono sicuramente appartenenti al denaro del comune di Capri. E comunque il mio auspicio è che l'amministrazione riprenda con, ripeto, estremo rigore ed estrema serietà la posizione su questa vicenda, che deve essere, diciamo, di stimolo per la difesa degli interessi del comune, dando in questo episodio una dimostrazione di quanto appunto il comune di Capri difenda assolutamente il suo territorio e i suoi beni. Grazie. Grazie consigliere, a tal proposito volevo dirle che ovviamente siamo in grado di appello, perché rispetto a questa tendenza già con la precedente amministrazione, per cui chiaramente stiamo tutelando certamente gli interessi rispetto alla vicenda, perché in primo grado risultiamo non costituiti e questo è stato un vulnus non indifferente. Possiamo quindi passare alla votazione dell'argomento all'ordine del giorno, il riconoscimento del debito. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? 2. Votiamo anche per l'immediata esecuzione della delibera. Come prima, voti favorevoli 10, voti contrari 0, assenti 2. Diciamo 13, scusate. No, è 11, 11, 12, perché 9 della maggioranza, dell'opposizione. Scusate, la maggioranza. Possiamo passare al terzo argomento all'ordine del giorno, che è un altro riconoscimento di debito fuori bilancio che riguarda sempre lo stesso settore, il relatore e il dottor Giugio. Grazie a tutti. Salutare l'assessore Mazzina,
si tratta anche qui di dare le spese per un procedimento, sempre dinanzi al TAR della Campania, e le spese ammontano a 2.000, complessivamente a 2.130, fra spese di 2.000 euro e spese di quella sentenza più compensi di 150. E anche qua chiaramente siamo invitati a dovere tempestivamente un evitare tutte le aggravi per il comune, non c'è molto da dire, se non è proprio il merito, per altre cose si verranno discusse anche altre settimane. La questione nasce, ci aspettiamo con tutti perché la sua immagine, io naturalmente la questione nasce anche prima della dell'ultimo consiglio, quindi una vicenda che non. Quindi se non ci sono particolari osservazioni o ulteriori interventi, consigliere Federico, lei... Soltanto per confermare anche su questo... La sua situazione. Possiamo... motivo ovviamente già espresso... Certo, chiediamo le motivazioni della precedente... Non avendo partecipato al consigliere Federico. Possiamo quindi passare alla votazione dell'argomento. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? 4. No, 8 favorevoli. 8 favorevoli, 4 astenuti. Votiamo anche per l'immediata applicabilità del deliberato. Nell'ordine del giorno c'è un recuso di cui mi perdonerete, nel senso che semplicemente è stato riportato due volte lo stesso argomento all'ordine del giorno, che a questo punto va trattiamo. Quindi possiamo passare al quinto argomento all'ordine del giorno. Sì. Quindi passiamo al quarto argomento all'ordine del giorno, che è il riconoscimento del debito fuori bilancio, questa volta del settore polizia municipale. Il relatore è sempre l'assessore. Un attimo solo che l'assessore Mazzina dovrebbe rientrare. Ah, esatto, ok, perfetto. Possiamo dare atto che è rientrato l'assessore Mazzina. E quindi possiamo passare alla trattazione del quarto punto. Posso prima di cominciare sempre dentro l'argomento, certo. E anche ai fini cercare di correggere eventuali errori, anche nell'oggetto di questo punto sì. Ci sono due refusi. Il primo è il 1990-2019 che si è titolare di Napoli e titolare di Napoli sezione lavoro, perché la numerazione è parallela, quindi la sentenza è il 1990. Quella di Napoli è un'altra diversa certo, questa certo, è sezione lavoro certo, certo. La precedente eredità che trova contro non essere rinnovata e il giudice di pace è la 65-2018 non la 65-2019 quindi magari l'ho fatto grazie consigliere però l'ordine del giorno solamente perché solo nel 2018 no, non volevo che si ficiasse la lettera possiamo la lettera è corretta quindi assolutamente. Possiamo passare alla trattazione dell'argomento, la parola all'assessore Succi. Sì, quando dicevo il Presidente, il comando della Polizia locale che ci chiede questo riconoscimento e anche qua si riferisce alle spese diciamo, che sono riconosciute, in particolare le spese di consulenza tecnica dell'ufficio. E riguarda appunto come ricordava il consigliere Bonzaoli riguardo queste due sentenze che poi comunque passate diciamo e dove comunque il consiglio condannato a fare queste spese. Sono interventi? No, io sono questioni che riguardano anche queste linee, sì. Quindi io sono voto a favore. Stessa cosa sulla sentenza. 65-2018, perché io faccio il mio io dico 65-2018, anche l'anno.
Possiamo quindi, se non ci sono altri interventi, passare alla votazione. Voti favorevoli? 11. Voti contrari? Astenuti? 2. Votiamo anche per l'immediata esecuzione della delibera. Voti favorevoli? Voti astenuti? 2. Possiamo passare quindi al sesto argomento dell'ordine del giorno, che naturalmente scala al numero 5 della posizione, che è la variazione di bilancio di previsione 2019-21, ratifica delibera di giunta 183 del 2019. La relatore è il consigliere Ciuccio. Preparavamo proprio un progetto che riguardava l'efficienza energetico e ottenuto anche un finanziamento di circa un milione di euro dal Ministero dell'Ambiente, quindi siamo felici che si vada avanti con queste cose fondamentali, ovviamente per rendere la città più sostenibile e quant'altro. Tuttavia mi riporto un tema tanto caro anche all'assessore Ciuccio della mia scorsa consigliatura, ossia l'opportunità che le variazioni di bilancio vengano anche discusse nella commissione permanente. È una cosa che molto spesso il consigliere puntualizzava, a questo punto la puntualizzo anche io, e quindi il voto contrario è più per il metodo che per il merito, fondamentalmente. Quindi questo è il tema. Consigliere, se c'è qualcosa da volere dire? Ci sono altri interventi su questo argomento? Io chiaramente, insomma, non posso fare altro che essere d'accordo con quanto diceva, non per essere appunto coerente, e diciamo che sicuramente verranno portati, diciamo, le variazioni più importanti, fondamentali, magari non era questo il caso, forse
l'altra variazione, soprattutto l'altra variazione poteva essere portata. Però qua siamo sempre in una divergenza, quindi sicuramente i documenti principali, diciamo, bilancio, sia in previsione del consultivo, sarà sicuramente l'oggetto di commissione, e l'impegnamento a portare anche le variazioni, diciamo, un certo rilievo significativo. Grazie. Grazie, assessore Giuccio. Ci sono altri interventi? Possiamo quindi passare alla votazione. Attendiamo un attimo il sindaco che sia un attimo allontanato. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del deliberato. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4. Possiamo quindi passare al sesto argomento all'ordine del giorno, che ho anche come settimo, che è la variazione di bilancio di previsione 2019-2021. Il relatore è sempre l'assessore Salvatore. Come si diceva, questa è la variazione, diciamo, finale, una volta eravamo chiamati entro il 30 novembre a esporre anche tutti gli atti dell'assestamento generale del bilancio. Con questa variazione noi, diciamo, concludiamo la variazione all'interno del bilancio di previsione. E abbiamo così avuto anche la possibilità, l'opportunità di apportare anche le nostre idee al bilancio, che poi in sostanza non è stata fatta dalla nostra amministrazione. Quindi in questa ottica, appunto, abbiamo cercato di sviluppare le idee, qualche progettino e qualche proposta iniziativa, tale da riuscire a predisporre una serie di cifre da allocare, da appostare in bilancio, per fare in modo che entro fine anno si portino così a termine. I punti salienti di questa variazione di bilancio riguardano innanzitutto una cosa negativa, ossia il conguaglio che ci è stato comunicato pochi giorni fa per la discarica. In effetti noi abbiamo una convenzione con la discarica dove paghiamo un tot a tonnellata, un tot a chilogramma, eccetera. Nella convenzione si parla di una si dice quello che questo è il prezzo, salvo conguaglio. È arrivato il convoglio e quindi abbiamo ritenuto giusto e opportuno metterlo a carico di questo bilancio, perché riguarda il servizio espletato nel 2019. Quello che voglio dire, non tutti i comuni riusciranno a fare questa cosa, perché in effetti questa è una cosa che hanno mandato a tutti i comuni, la discarica, le discariche che abbiamo noi. Non tutti i comuni riusciranno a farlo, perché non tutti i comuni riusciranno, diciamo, a trovare i fondi in bilancio per fare appunto questa variazione di fondi che ammonta a ben 116.000 euro. E nell'ambito della segreteria, dove appunto che gestisce appunto e istruisce questa pratica, abbiamo visto una serie di minori spese che si sono fatte di economie per far fronte appunto a questa maggiore spesa. Poi un altro punto importante, un punto anche importante anche dal punto di vista, diciamo, finanziario ed economico, è quello relativo all'acquisizione del patrimonio comunale del belvedere Pizzo Lungo. In effetti quel belvedere è stato comunque utilizzato, era proprietà di Benani, ma è stato comunque utilizzato
sempre dal CUP, perché magari era comunque una bellissima, diciamo, passeggiata, una bellissima cosa, è stata anche, diciamo, ambientata dal CUP, però era di proprietà del cooperatore del demanio. Siccome l'agenzia del demanio, in incontro avuto col sindaco, ritiene che molti beni demaniali possono essere eventualmente ceduti ai comuni, e quindi comunque li metterebbe in vendita dove appunto il comune ha la prelazione, noi abbiamo ritenuto opportuno esercitare questo nostro potere per acquisire questa importante, diciamo, zona a patrimonio comunale. E vi preannuncio che sempre con concerto col sindaco stiamo ipotizzando una serie di ulteriori acquisizioni di beni che verranno metteremo in vendita su carri, appunto per ampliare il patrimonio del comune e per sviluppare varie iniziative in questi cesti che andremo ad acquistare. Poi parte piccole modifiche fatte questa variazione sempre del ramo del personale proposto appunto dal figlio ragioneria eccetera, e altre piccole modifiche fatte dai lavori pubblici, soprattutto per incrementare la manutenzione straordinaria delle strade, perché entro il 2012 riusciremo a fare gran parte di questa manutenzione delle strade. A parte questa cosa qua c'è un'importante sezione, un'importante parte che riguarda i servizi sociali e in particolare le iniziative a favore dell'infanzia, degli anziani e per le politiche giovanili. Con una economia che abbiamo avuto per i servizi delle somme appostate, i servizi integrative al Nido, economie dovute al fatto che nel Nido erano previsti 23 bambini, quindi non sono previsti a bilancio le somme per 23 bambini, siccome siamo addirittura di partenza e quindi dobbiamo sviluppare il sito Nido, adesso anche con le nuove normative che ci saranno, che incentiveranno sempre di più a partecipare al sito Nido con i bonus. Addirittura il governo, cosa che non ci crediamo, sta addirittura pensando di dare gli asili nido gratuiti, cosa che sarebbe improbabile, quantomeno inverosimile, se non che impossibile. Allora pensiamo di incrementare questo numero di bambini, prevedendo anche dei servizi aggiuntivi all'asilo nido, sia ampliando l'orario, sia ampliando i giorni di apertura del relazione Nido, sia prevedendo anche eventi ludico ricreativi proprio per i bambini della Sinonica. E nell'ambito di questo, insomma, entro il 31-12 abbiamo previsto una serie di impegni di spesa che vanno dagli eventi per bambini e per il periodo natalizio. È stato previsto questo sonno di fondo una somma sia per il 2019 che per il 2020, una somma per il montaggio e il noleggio di una tendostruttura al parco della Flora Caprense, in modo da creare un centro di aggregazione giovanile e in modo da fare in modo di tenere durante tutto l'inverno degli eventi a favore dei giovani, a favore degli anziani e a favore dei bambini. È stato implementato il fondo per i viaggi che abbiamo chiamato diversamente giovani, perché sono previste delle gite sociali, alcune nel 2019, altre nel 2020, quindi abbiamo implementato il fondo principalmente nel 2020 e inoltre abbiamo portato un piccolo aumento anche nel fondo per la realizzazione del centro antiviolenza, appunto per non lasciare lettera morta di quello che abbiamo detto in questi giorni, dove si celebrava la giornata mondiale della lotta
alla violenza sulle donne, e per appunto non restare travolti, soprattutto per non limitarci a discutere, a parlare, a dibattere soltanto in quel giorno, ma per 365 giorni all'anno. Già diciamo, abbiamo previsto a breve una pubblicazione, una manifestazione di interesse affinché possiamo ripristinare il centro antiviolenza, però fatto in modo più operativo, più funzionale, soprattutto con più competenze questo settore. Ciò detto, alla fine un'altra imponente e importante somma è data dall'appostamento in bilancio, finalmente dopo 5 anni di donne ad appostare in bilancio, la prima pietra miliare per il potenziamento del carrello degli anziani. Come sapete, già abbiamo potenziato gli orari, prevedendo anche delle corse aggiuntive la domenica, una di mattina e due di pomeriggio tutta la domenica. A parte questo, prevediamo in bilancio l'acquisto di un nuovo carrellino elettrico per far sì che noi possiamo comunque migliorare il servizio e potenziare il numero delle corse. A questo carrello, che sarebbe il nostro primo passo, eccetera, noi ci auguriamo che ne verranno aggiunte altre, appunto per ampliare il parco macchine, come diciamo già da impegni presi anche durante la nostra campagna elettorale. Grazie. Grazie consigliere Ciuccio, la parola al dottor Bozzaute. Allora, il discorso sulla convocazione diciamo, della commissione mi riporta a quello di prima, insomma in questo caso diciamo ancora più palese ed evidente la opportunità, in quanto le somme in gioco sono imponenti, non sempre dalla mera valutazione dei codici, dei capire delle missioni si riesce a capire bene tutto. Per esempio io inizialmente non ero riuscito a capire se quello del carrellino e del belvedere erano soltanto delle proposte che facevano gli assessori poi recepite oppure no. L'assessore invece ci conferma che quindi queste somme ci saranno. Per quanto riguarda il carrellino, la mia valutazione è la seguente: bene quando insomma, si intende potenziare il servizio, però ricordo nelle conversazioni e nelle discussioni che si facevano nella scorsa consigliatura che esiste una tematica legata alla sosta e al parcheggio diciamo, di questi carrellini in maniera tale da evitare che poi l'acquisto così ingente di un bene così importante possa deteriorarsi in così poco tempo, e quindi mi aspettavo che a carico dell'amministrazione vi fosse sia il costo dell'acquisto della macchina che poi una valutazione magari nel capitolo dei lavori pubblici piuttosto dei servizi sociali sul miglioramento delle strutture adibite alla sosta inoperosa di questi mezzi. Per quanto riguarda invece la tendostruttura, mi passo di capire che questa va collocata fondamentalmente nel gestire della prova prezzo, come già avveniva nel primo numero del 2014 e nel 2015. La cosa che mi lascia onestamente un po' perplessa è la sua compatibilità rispetto alle attività cinematografiche che immagino l'amministrazione voglia riprendere, quindi spero che questa tendostruttura non sia una resa su quell'altro fronte. E secondo me questa incompatibilità va anche considerata in vista di certi lavori per quanto riguarda la ragione che era stato in qualche modo garantito in incontri con i cittadini qualche settimana fa. Quindi queste perplessità unite alla non convocazione della commissione mi portano ad esprimere il mio voto contrario, quindi in votazione poi esplicherò. Consigliere Marco? Mi accordo a Bozzaute, anch'io voglio incontrare questa cosa, però voglio fare un inciso su quanto riguarda il carrellino. Ben venga ovviamente l'acquisizione di, come avevamo anche proposto noi nella scorsa campagna elettorale, però voglio suggerire, se è possibile dal punto di vista tecnico, una cosa che potrebbe essere importante, che avevamo già discusso recentemente con la precedente amministrazione di cui faccio parte, cioè quella di vedere se tecnicamente, oltre a essendo un solo carrello che viene acquisito al momento, se il carrello può essere convertibile anche a un trasporto Yamaha. Quindi abbiamo, come detto, un solo carrello elettrico
presente in ospedale, che ormai è usurato e spesso viene mandato in manutenzione a Napoli per gli anche lunghi. Per cui, come è successo nel periodo scorso, off in cassa, lo rimane bloccato, le volte sono disciolte, dovrebbe avere un'alternativa che il comune può mettere in posizione dell'ASL oppure si può trovare una soluzione dei servizi locali, dato che è un impegno economico diciamo, importante, con una piccola variazione, smontabile, penso a smontabilità del sedile, per esempio, metterci una barellina, potrebbe essere una buona soluzione che costa magari una variazione di spesa minima rispetto a questa somma investita. Grazie. Un attimo, consigliere, facciamo finire l'opposizione, sì, così sì. Le risponde a tutto insieme. C'è il consigliere Federico. Non solo per confermare la mia adesione all'intervento del nostro capogruppo Bozzolo e del dottor Fabio, che appunto condivide, ma volevo fare un'osservazione che forse non è di competenza certamente di questo consiglio comunale, comunque dell'amministrazione, ma che comunque è riferita a questa richiesta di votazione del formato dell'assessore, e cioè sull'esito della raccolta di fondi che mi sembra sia stata organizzata da privati sotto forma privata, però per questa stessa esigenza. Quindi rinnego la contraddizione tra l'intervento che faccio su un argomento che appunto non è di specifica competenza. Ma poiché in questa sede sono presenti coloro che hanno avviato questa iniziativa, mi riferisco in particolare proprio all'assessore Giù, credo che sia forse legittima la mia domanda per conoscere complessivamente lo stato di questa parte. Grazie. Prego, assessore Giù. Fuori del Consiglio Comunale, quindi non sarebbe di competenza la discussione. Io, ma visto che è un argomento che io dalle mie conoscenze mi risulta che questa raccolta questa iniziativa per un carrello ulteriore da parte di questa associazione di promozione sociale che ha carattere nazionale e addirittura internazionale, con sede a Capri, parliamo del Movimento Cristiano Lavoratori, che diciamo, adesso posso dire che io sono un presidente divisionario, in quanto appunto non posso eventualmente per motivi di opportunità ricoprire anche questo ruolo, eccetera, però mi risulta che stavo continuando, siccome la somma in prevista in genere, mi sta un carrello, quindi ci vuole un poco più di tempo, eccetera, però mi dicono che stanno a buon punto e soprattutto questa associazione ha tenuto sempre a ribadire, anche con l'alta amministrazione, se vi ricordate bene, che è un'iniziativa complementare a quello che è il servizio sociale istituzionale svolto dal Comune di Capri, ossia sarà tipo il cartellino della società operaria, ad esempio, di intenderci, che all'occorrenza può aggiungersi quando si fa la fiaccolata oppure quando non funziona il cartellino del servizio sociale del comune, perché magari dopo una certa ora finisce il turno, eccetera, eccetera, potrebbe essere diciamo, utilizzato questo cartellino. Quindi ci auguriamo che questa associazione benemerita porti a termine questa sua raccolta, questa sua cosa. Quindi, di sapere queste cose qua, perché direttamente interessato, non in quanto consigliere comunale o assessore. Per quanto riguarda le altre domande, quello dobbiamo dire innanzitutto alla sosta. Allora, la sosta. Perché a maggior ragione che i carrelli potenza e medio potrebbero fortunatamente cercare due, sì. Il problema si può. Ma poi abbiamo il problema anche della nostra operaria, che non spieghiamo sempre se sì. Lo spieghiamo anche la della sua. Secondo me la prima categoria conservazione di quella che cioè, poi in operuto. Per quanto riguarda la sosta, noi se diciamo sbucciamo una delle prime giunte che abbiamo fatto come nuova amministrazione, è quella di dare indirizzo al settore lavori pubblici
per rinviare una delibera nostra della precedente amministrazione fatta nel maggio del 2014, prima delle elezioni, eccetera, marzo-maggio, adesso non ricordo bene, dove appunto si fece un accordo con la Chiesa, con la parrocchia, che è proprietaria di un fondo che si trova a valle di Via Croce, e dove appunto si dovrebbe fare questa area di sosta. E più volte, diciamo, anche dai banchi dell'opposizione, se ti ricordi bene, abbiamo sollecitato la continuazione di questa delibera, non è stata mai presa in considerazione, tant'è vero che si fece anche una polemica che invece dell'area di sosta valle di Via Croce fu messa una panchina per risolvere il problema. Quindi la primaria di sosta sicuramente verrà fatta, non è stata messa in questa variazione di bilancio, che chiaramente, come ci insegna il consigliere Bozzaù, deve essere fatto un progetto, i soldi ci sono, bisogna fare un progetto, farselo approvare, poi migliorare l'altro progetto che noi già avevamo fatto prima del 2014, e vedete se ancora cambierà quel progetto là e andare avanti. Quindi siamo a buon punto e sicuramente verrà, abbiamo parlato già anche con l'assessore Uri Pucci, sicuramente sarà frutto del nuovo piano annuale triennale dei lavori pubblici. Accanto a quest'area di sosta è prevista a lungo termine anche un'altra area di sosta che viene prevista nell'ambito di ordine dei giardini della Flora Carenze. Infine abbiamo pensato anche di recuperare delle piccole aree di sosta, diciamo periferiche, appunto per tenere anche il fratellino nelle parti alte. Una di queste sarà prevista a Germania e l'altra sarà prevista a Tiberio, località Barbuna. Quindi diciamo che questo è l'idea progettuale che ci siamo dati. Per quanto riguarda la struttura, chiaramente noi la faremo diventare compatibile con il Cino, che credo il Presidente del Svegliato sta compiendo anche per l'incarico del nuovo Cino, eccetera. Il parco giochi non si fermerà ormai per il fatto che c'è la struttura, su questo non c'è dubbio. L'ultima cosa, per quanto riguarda gli ammalati, allora tecnicamente credo non sia possibile fare un carrellino che all'occorrenza serva quello e quello, ma perché questi carrelli vengono collocati come c'è, cioè, una volta che viene fatto questo carrello viene collocato, perciò costano tanto questi carrelli, perché in sottocollocazione costerà 15-20.000 euro e vengono collocati in quella cosa là. Però noi nell'amministrazione di sindaco Lingo noi riusciamo a ottenere un quadrino nell'ospedale da parte di un benefattore. Ciò non toglie che un futuro carrello potrebbe essere acquistato da noi o potrebbe essere sponsorizzato, e però adibito esclusivamente all'uso del trasporto. Quindi questo è l'invito, lo accogliamo senz'altro. Però ci dobbiamo far collocare un carrello a posto per queste cose. Cioè, montare e smontare non te lo farò fare. No, ti dico questo perché tecnicamente sono un po' aggiornato, e allora questa è la cosa, per tutti questi carrellini che ci stanno, tecnicamente si potrebbe pure fare magari, anziché spendere tutti i soldi, una limite su questi carrellini, normali montavo delle piccole strutture, questa è la motorizzazione, non te la vuole della mano. Grazie dottor Ciuccio, possiamo mettere la proposta in votazione a meno che non ci siano ulteriori interventi. Voti favorevoli? No. Voti contrari? 4. Passiamo anche alla votazione della immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4.
Possiamo quindi passare all'ottavo argomento all'ordine del giorno, che è diventato il settimo, che è l'approvazione del regolamento comunale di volontariato per la protezione civile, che è stato già discusso in commissione statuti e regolamenti. Il relatore è il dottor Dorazzi. Grazie Presidente, per questo argomento volevo ringraziare la commissione che si è riunita e il Presidente che l'ha convocata velocemente e appropriatamente proprio per rientrare in certe metodiche della, anche regionale della città metropolitana. Il, è un argomento che, come abbiamo visto e come avete visto nella lettera, rientra nel quadro della Costituzione è uno dei nove funzioni del costituente del centro operativo comunale, che rientra nel quadro generale di una legge di protezione civile che è presente dall'80, prima dell'80, tra gli 80 e 81, nei primi anni 80 non c'era nessuna legge che tutelava e prevedeva prevenzione appunto e tutela di calamità naturali. Da quel momento in poi, istituita la legge, poi ci sono inserite tutte le altre a cascata, tutte le altre attività sia regionali sia delle città metropolitane oggi e sia dei comuni. Quindi tutti questi enti rientrano nel quadro generale della legge nazionale di protezione civile. Io non so se passare alla alla lettura degli articoli, ma non credo che sia tutto voto contrario. Leggere tutto voto contro, no, cioè, era solo una battuta per il Presidente che invitava ad essere a non essere tutto voto contro. La commissione ha letto l'articolo per quindi la commissione è stata licenziato questo provvedimento, questo regolamento, che appunto è importante nella dinamica anche dell'isola di Capri, che ha sicuramente, rientrando nelle calamità naturali generali, speriamo sempre di no, che però ha visto delle condizioni climatiche alterate, soprattutto negli ultimi tempi, e quindi può andare incontro a condizioni di sesto idrogeologico, soprattutto incendi, e noi abbiamo avuto, purtroppo ne abbiamo avuto negli anni passati anche molto gravi, che hanno costato la vita delle persone, e nonché anche di condizioni meteo marine che hanno dissestato non semplicemente le coste dell'isola. Quindi è importante il provvedimento che stiamo preparando, anche perché a parte che si inserisce, ci fa inserire nel quadro generale della protezione civile nazionale, ma anche perché crea uno strumento, cioè il gruppo di volontari, che è un gruppo codificato e non è soltanto un'aggregazione di persone che volontariamente si propongono per, a seconda dei casi, si propongono di intervenire così volontariamente, come possono fare, come può fare qualunque cittadino, come credo che ogni cittadino senta la responsabilità di operare in tal senso. Però questo è un gruppo costituito formalmente e che quindi formalmente risponde a delle norme, a delle regole, che è appunto questo regolamento, ed è un gruppo che sarà formato anche con dei corsi di formazione, sarà assicurato da parte del comune e quindi avrà una struttura tipica di un gruppo funzionale. Aggiungo che questo è uno dei nove elementi funzionali che corrispondono all'attività di centro comunale di protezione civile. Grazie consigliere Dorazzi, grazie anche per essere stato con noi. La parola al consigliere Federico, presidente della commissione del statuto del regolamento. Stavo dicendo che il consigliere è anche presidente della commissione. E infatti è proprio nella qualità di presidente della commissione del statuto del regolamento che prendo la parola
per confermare che su richiesta degli uffici del Comune di Capri, in particolare da parte dell'ufficio tecnico e ancora più specificamente dall'architetto Mario Cacciapoti, con l'intervento dell'assessore che ha competenza in materia, è stata richiesta la convocazione della Commissione Storia del Regolamento, la Commissione che ho provveduto infatti immediatamente a convocare e che ha esaminato con molto impegno il testo proposto, apportandovi le variazioni, peraltro abbastanza contenute, che sono state comunque votate sul provvedimento, che ripeto è stato licenziato dalla Commissione Statuto dei Regolamenti, che aveva la partecipazione oltre che dell'assessore delegato Antonio Razzi, in questa veste la consigliera presidente del Consiglio, ma in questo caso consigliera partecipante alla Commissione, nonché il consigliere Roberto Pozzoni, e sto dimenticando qualcuno. Paolo Mazzina, che ha contribuito assolutamente alla cosa. Solo trattandosi di argomenti di effettiva importanza e urgenza, peraltro anche alla luce di quanto sta avvenendo purtroppo in Italia, ma anche in altre realtà, dotarsi di questo strumento era effettivamente un'esigenza necessaria e quindi è stata soddisfatta. Io, Presidente, ringrazio i consiglieri che hanno partecipato ai lavori della Commissione, licenziando questo provvedimento, che però, ricordo, ha delle scadenze da seguire, che immagino l'assessore per seguire la dovuta esigenza. Attesa questa mia premessa, annuncio anche il voto favorevole al provvedimento stesso. Grazie. Consigliere Pozzotto? Sì, anche io mi riporto integralmente a quanto detto dal consigliere Federico, tra l'altro una gran parte di quelle che erano le proposte modificative e integrative che il nostro gruppo ha avanzato sono state anche accolte dagli altri commissari, per cui credo, per quanto ci riguarda, è assolutamente favorevole. Il dottor Falco? Sì, io ho chiarato una domanda, perché il tema è una cosa. Noi nella precedente amministrazione avevamo dedicato alla Croce Rossa Italiana un locale in maniera gratuita, che sarebbe stato poi a Via del Corti, che sarebbe stato poi strutturato per fare base proprio per cose del genere, organizzazione di cose del genere. Volevo sapere se era stato portato avanti, o era stato indicato, cosa era successo con quel progetto della Croce Rossa, un progetto gratuito che costava nulla al comunicato, e la ristrutturazione dei locali sarebbe stata poi eseguita da Croce Rossa, quindi non sappiamo nulla. Sono venuti, dovevano venire qui, non solo una volta, ma so che non sono venuti più alcuni, mi dicono che è intenzione loro di andare avanti sull'iniziativa, credo che vengono incontri a loro. È stato modificato niente rispetto, diciamo, a quello che è stato trovato in termini di concessione del locale. Se non ci sono altri interventi, mi sta chiedendo la parola? Sì. Ah, prego, il consigliere Drazzi. Volevo soltanto aggiungere. Che l'approvazione di questo regolamento ci consente di partecipare a dei bandi della città metropolitana per acquisire a questo gruppo di volontari tutta la tecnologia e tutti il vestiario e quant'altro per eseguire, appunto, per praticare questa attività. Proprio occasione per ringraziare quanti sono intervenuti e quindi propongo appunto la votazione e l'approvazione di questo argomento. Grazie consigliere. Possiamo quindi mettere in votazione la proposta. Voti favorevoli? Unanimità.
votiamo anche per l'immediata esecuzione, voti favorevoli come prima, all'unanimità. Possiamo quindi passare al nono argomento all'ordine del giorno, che è diventato l'8, cioè modifica del regolamento del contributo di sbarco sull'isola di Capri, approvato con delibera 99/2016, il relatore la professoressa Paola Mazzini. Allora, grazie Presidente, anche con questo argomento stiamo trattando un'attività che abbiamo condotto nell'ambito dei lavori della Commissione di Statuto e Regolamento che si è finita recentemente, per il quale ringrazio anche il Presidente per il contributo appunto, ha offerto nel turismo e nella formulazione poi della versione finale unitamente agli altri componenti. Dunque, il tema è il regolamento sul contributo di sbarco, regolamento approvato nel 2016 per il quale oggi siamo chiamati ad apportarne delle modifiche. Modifiche che riguardano articoli specifici, l'articolo 5,1 che viene sostituito e l'articolo 4,2 che viene modificato, questo su richiesta degli uffici in ragione della difficile applicabilità. Di fatto queste modifiche si inseriscono in realtà in un discorso più ampio, un discorso che ci ha reso necessario, ci ha indotto a ritornare sul regolamento perché è legato ad un impegno, ad una sfida strategica diciamo, che ci abbiamo davanti che riguarda appunto l'istituzione dell'area marina protetta. Dando seguito ad una riunione che si è tenuta il 15 aprile scorso, quindi con la vecchia consigliatura, e ad un incontro che si è tenuto recentemente il 18 ottobre 2019, con i nostri interlocutori di Anacapri, quindi i nostri omologhi anacapri, si è addivenuti alla decisione di modificare il regolamento sul contributo di sbarco e quindi di dare mandato alla Giunta di ritornarci sopra per poter contribuire, concorrere con l'aumento della tassa di sbarco all'istituzione dell'area marina protetta. I fatti. Come molti sapranno, perché chiedo scusa per se ripeto così che abbiamo già detto, soprattutto anche già in Commissione Statuto e Regolamento, ma lo faccio soprattutto quanti non erano presenti. I fatti sono questi. Noi siamo determinati insomma, a portare avanti il tema dell'istituzione dell'area marina protetta e per essa normalmente il finanziamento tutto statale. Nella scorsa consigliatura la rappresentanza di Capri, la rappresentanza di Anacapri al Ministero dell'Ambiente hanno dichiarato la propria disponibilità a fare la loro parte. In che misura? Concorrendo economicamente e facendolo non recuperando quelle che possono essere anche le voci dell'avanzo di bilancio, perché è diversa insomma, la forza economica del Comune di Capri rispetto al Comune di Anacapri, ma si è deciso di mettere mano nuovamente alla tassa di sbarco, aumentandola di quanto? Aumentandola di 1,010. Ora, Anacapri ha predisposto prima della fine della scorsa consigliatura gli atti propedeutici e l'ha fatto però con una formulazione che poi rileggendola ci ha reso necessario, ci ha già indotto a ritornarci sopra. Lo abbiamo fatto appunto confrontandoci con i nostri omologhi anacapresi in una riunione che si è tenuta lo scorso ottobre alla presenza del sindaco, dell'assessore Ciuccio, del consigliere delegato Maurizio Lorusso di Anacapri, nonché dell'assessore Mazzarella, sempre del comune di Anacapri, alla presenza altresì del nostro funzionario Sergio Filippo. È stata una riunione nella quale ci siamo confrontati sul dubbio che noi avevamo e sulla necessità di fare chiarezza sul profilo problematico. Il profilo problematico nasceva da una formulazione contenuta nella delibera di Consiglio Comunale di Anacapri numero 14 del 27/4/2019, nella quale, proprio con specifico riferimento a questo argomento, si legge di aumentare il contributo di sbarco da 2,50 a 2,60 con decorrenza 1/1/2020. Dando atto che l'aumento in parola sarà ripartito in parti uguali tra le due amministrazioni anche al fine di contribuire per un importo massimo per ogni comune di 100.000 euro da destinare all'istituenda area marina protetta. Da una lettura diciamo un po' più attenta c'è sorto il dubbio che questa formulazione potesse diventare foriera di ambiguità. Di ambiguità sul riparto futuro di questa tassa. Anche su questo devo fare un attimo un inciso. Come molti sanno, la tassa di sbarco è stata istituita anni addietro e diciamo, ha subito due rimaneggiamenti, cioè due riscritture. Una prima, in virtù
della quale si è stabilito che la tassa di sbarco dovesse ammontare a 1,50 euro e sul riparto tra Capri e Anacapri si era stabilito che questo riparto dovesse avvenire con 66% a favore del comune di Capri e 34% a favore del comune di Anacapri. Nel 2016 si è tornato su questo, su questo tema e si è aumentato un ulteriore euro la tassa di sbarco. Limitatamente a quell'ulteriore euro si è stabilito in quell'occasione che il riparto sarebbe stato rimodulato, ragion per cui fino a 1,50 abbiamo ancora oggi 66,34. Da 1,50 in poi invece la ripartizione è 50-50 a favore di Capri e Compiana Capri con una deportazione rispettiva del 20% da destinare a Marina Grande. Ora, in questa occasione ci troviamo di fronte al terzo step, uno step che in effetti richiede che cosa? L'aumento, un incremento di 1,10. Domanda, come si va a ripartire? Risposta, stando appunto alla delibera del Comune di Anacapri, si andrà a ripartire al 50%. Problema dove sta? È che questo 0,10 nasce con una, passatemi l'espressione, come tassa di scopo, non lo è, ma diciamo per dare meglio il senso della cosa, ossia con un obiettivo specifico, quello di concorrere, laddove il Ministero farà la sua parte, all'istituzione dell'area marina, perché per istituirla, così come per mantenerla, ci vogliono soldi. E quindi in quell'occasione si è detto noi faremo la nostra parte se questo può significare velocizzare il processo. Però dal nostro punto di vista, proprio per evitare che si possano creare quelle situazioni, diciamo, tese poi a riscrivere quello che in passato è stato condiviso, si è ritenuto opportuno precisarlo, ossia fare in modo che questo aumento fosse effettivamente limitato a questo obiettivo. E quindi per farlo abbiamo voluto precisare quello e quanto abbiamo non forse emergeva in maniera molto chiara dalla delibera di Anacapri, dicendo, quindi questo lo andremo a fare poi con la delibera di oggi per poi apportarlo concretamente nella giunta con la modifica del regolamento, dicendo che noi aumenteremo la tassa di sbarco di 1,010 limitatamente al 2020 e limitatamente al raggiungimento dei 200.000 euro. È evidente a tutti che noi adesso non abbiamo i numeri del 2020 e proprio per questo in maniera prudenziale abbiamo ritenuto di circoscriverlo nell'ambito del 2020 immaginando di poter tirare le somme da qui a un anno, tirare una linea e dire quanto abbiamo incassato, se verosimilmente riusciremo a raggiungere il tetto di 200.000 euro la situazione si definirà in quel modo. Laddove invece ci dovesse essere un differenziale positivo abbiamo già chiarito questa proposta di delibera che l'eventuale eccedenza di gettito sarà destinata di comune accordo ad iniziative di carattere ambientale. Viceversa, nell'ipotesi in cui dovessimo trovarci con un deficit, quindi con un importo inferiore, chiaramente l'anno prossimo ci riuniremo per decidere sul da farsi. Però questa la formulazione che io porto sottopongo oggi alla valutazione del Consiglio Comunale è quello di dare seguito insomma a questo impegno, aumentarlo a 0,10 e circoscriverlo temporalmente, perché è nato per come aumento finalizzato all'istituzione dell'area marina protetta e come tale deve rimanere, facendo chiaramente convinti che poi il Ministero, quando appunto si determinerà a, e noi speriamo presto, a dare seguito agli impegni assunti sull'istituzione dell'area marina protetta, sappia poi fare anche la sua parte in termini economici per garantirne il mantenimento. Allora, abbiamo già trattato, come giustamente diceva l'assessore, l'argomento in commissione e dal momento che la modifica trova principio e motivazione in valutazioni già fatte e condivise qualche mese fa quando diciamo, agivamo a parti invertite tra virgolette, la cosa ovviamente trova un nostro accoglimento di base fondamentalmente, pure perché il nostro auspicio per l'area marina protetta è senza se e senza ma, l'abbiamo stimato più volte, quindi ci auguriamo che stavolta si riesca a concretizzare quello che l'impegno pubblico anche il ministro Costa ha preso e intrapreso proprio qui in piazzetta a Capri riguardante questo argomento. Rispetto alla commissione, soltanto una cosa e faccio questa domanda.
rispetto a questa nuova forma di ripartizione, questo nuovo accordo, c'è un accordo con la Cape, cioè la Cape alla fine è d'accordo, oppure non vorrei che ci fosse l'applicazione di due regolamenti diversi che credo renda poi vano il tentativo di aumentare la tassa, perché non potremo più riscuotere. Allora, noi, grazie per questa domanda. Dunque, noi nell'incontro del 18-10 appunto abbiamo testimone il sindaco e l'assessore Ciuccio, abbiamo appunto il problema di fondo era quello di capire per il futuro cosa succede, cioè il rischio qual era di istituire di aumentare a tempo indeterminato la tassa di sbarco di un altro 0,10. Questo aumento a tempo indeterminato avrebbe posto il problema anche politico di dire una volta raggiunti 200.000 euro poi quello ulteriore che facciamo 50 e 50. E su questo aspetto le posizioni sono state diverse, devo essere onesta, come forse vi sarà capitato anche a voi di registrare in passato, perché è evidente che ognuno fa la sua parte. Anna Capri ha intenzione di ridurre quanto più possibile la differenza nella ripartizione e noi invece diciamo che ci ispiriamo sempre alla delibera madre, quella 66-34. Quindi, siccome appunto le posizioni erano distanti, da questo punto di vista la soluzione salomonica che è stata trovata è stata quella di dire non guardiamo troppo in là, limitiamoci al comune intento. Siamo tutti d'accordo che vogliamo istituire l'area marina protetta, avete e oggi in termini di continuità amministrativa, per serietà, siamo tutti d'accordo a portare avanti questa cosa. Allora non inneschiamo altri meccanismi che possono diventare pericolosi sul piano politico, fermiamoci a questa cosa, diamoci di tempo un anno e a fine 2020 tiriamo le somme e verifichiamo questa cosa. In quella occasione, come dire, l'accordo fu raggiunto, io mi sono premunita la settimana scorsa di girare la bozza di delibera così come l'avevamo liquidata in commissione statuto e regolamenti, di informare al mio omologo che non mi ha dato riscontri negativi e quindi immagino che insomma loro dovranno procedere, infatti quando noi abbiamo parlato qui loro ci hanno detto vabbè allora fatelo voi e poi fatecelo avere. Io gliel'ho mandato in bozza e oggi praticamente sì, non ho aggiunto nulla di più e nulla di meno a quello che abbiamo concordato in un incontro, in una riunione ufficiale che si è tenuta qui al comune. Ringrazio Paola perché effettivamente la domanda aveva proprio il senso di capire se poi, perché domani abbiamo il problema che la Cape non lo chiede identico, noi il primo gennaio, il primo aprile quando sarà non è che riusciamo a risponderci questi 10 centesimi in più e quindi il problema non ce lo siamo risolti, quindi al di là che l'argomento merita una condivisione al 100% perché già è complicato riuscire a vincere contro questa montagna burocratica e parlamentare che si deve andare diciamo a scardinare dall'altro in tempi brevissimi perché la finanziaria ha come sappiamo una scadenza ormai immediata perché il 31-12 è tra 4 settimane, però e poi se ci fossero anche questi nostri problemi secondo me metteremmo anche credibilità all'occhio del ministro che dice io vi sto facendo un impegno, l'ho preso pubblicamente, voi non date la parte vostra che avevate garantito, quindi la capellina protetta si detta chissà quando, quindi la domanda era questa, perché abbiamo restato il nostro parere favorevole sull'area marina protetta senza se e senza ma, e fermo restando la condivisione rispetto alle gare e contributi di sbarco perché l'avevamo già ipotizzato ad aprile, questa era la cosa che mi lasciava un pochettino perplesso e non ho espresso in commissione perché è una cosa che ho fatto proprio adesso mentre sentivo parlare, non perché insomma questo è. No, volevo anche dirti quindi condividere con voi un altro passaggio proprio quando a seguito della riunione del 18 ottobre confrontandomi con la dottoressa Di Gennaro era emerso anche uno spunto diverso che ci veniva offerto dalla dottoressa, nel senso di dire ma perché aumentiamo le tasse, in questo caso della tassa di sbarco, visto che noi, quantomeno noi come Comune di Cape, abbiamo un avanzo di bilancio e per corregga se sbaglio e per situazioni eccezionali, cioè una tantum, noi a quell'avanzo di bilancio possiamo attingere. Chiaramente tutto questo io l'ho colto con favore, però mi sono posto il problema di verificare la tendibilità e la disponibilità della Cape. Anche in questo caso mi sono confrontata con Maurizio Russo, il quale si è confrontato a sua volta con l'ufficio, immagino col gruppo, e la risposta che mi ha dato è stata negativa, nel senso di dire
noi non abbiamo lo stesso vostro avanzo di bilancio e quello che ci avanzano gli altri investiti sul territorio. Quindi rispetto a questi posti abbiamo fatto un passo indietro e siamo ritornati sull'ipotesi di partenza. Poi Roberto appunto faceva riferimento alla legge di bilancio, due parole consentitemi di spendere soprattutto per chi appunto non ha partecipato ai lavori della Commissione, per dire che cosa? Che adesso noi ci stiamo muovendo su due piani paralleli. Questo di cui stiamo parlando oggi è appunto l'azione concreta che l'ente locale mette in campo per dimostrare di voler fare la propria parte e di essere determinati nell'andare avanti a prescindere dalle posizioni diverse politiche che si ricorrono. Ma dall'altra parte c'è la partita anche grossa e impegnativa che riguarda la legge di bilancio, nel senso che per istituirla c'è bisogno di soldi, si è ritenuto di dover sensibilizzare, presentare un emendamento alla legge di bilancio per i tempi stretti che ci sono e perché anche, devo dire la verità, tutte le ultime esperienze di Arena di Nenotetti istituite in Italia sono passate tutte per la legge di bilancio. Quindi, avendo certezza di tempi e anche quindi, certezza di coperture finanziarie, abbiamo lavorato intorno all'idea appunto di portare in Parlamento questo tema. Lo abbiamo fatto e oggi l'emendamento che è stato predisposto, il 39.061, figura tra i 4.500 emendamenti all'incirca che sono stati ammessi rispetto ai 7.000 alla discussione del Senato. Ma su questo chiaramente, l'ho detto e lo ripeto, scusatemi per quanti l'hanno sentito già più volte, la strada è in salita, nel senso che prudentemente bisogna dire che presentare un emendamento non significa approvarlo, quindi bisognerà seguirlo, monitorarlo, stare dietro e continuare a fare la propria parte nella consapevolezza che altri decidono, ma con l'auspicio che chi si è impegnato qui a dire che apre il 1 dicembre proprio alla Marina Proletta sappia fare la propria parte esattamente. Quindi anche da qui mi viene di rivolgere un appello ufficiale come Consiglio Comunale nella sua interezza al Ministro Costa di fare la sua parte. Noi la nostra l'abbiamo fatta, siamo qui per questo e ringrazio tutta l'opposizione che si riconosce in questa. Adesso il ministro Costa faccia la sua parte. Grazie. Se non ci sono altri interventi, consigliere Federico. Anche su questo argomento c'è stato l'intervento della Commissione di Salute e Regolamenti che è intervenuto e ha esaminato con molto approfondimento l'argomento e oggi viene qui il Consiglio Comunale portato dall'assessore con le modifiche introdotte sul testo e confermando la motivazione di fondo di questi provvedimenti che sono indirizzati alla realizzazione dell'area marina protetta e quindi con l'intervento di disponibilità finanziaria che dovrebbero mettere in questo momento. Preciso quindi che la mia personale decisione è di assoluto conferma dell'approvazione dell'istituzione dell'area marina protetta, iniziativa che ritengo importante ed essenziale per Capri, ma su questo specifico argomento, questo è il motivo del mio intervento, intendo astenermi, non voglio assolutamente dare un voto contrario perché potrebbe, come dire, macchiare un po' nel deliberato, ma mi astengo perché io ho avuto sempre una posizione diversa sul problema del contributo di sbarco, della tassa di sbarco, perché io ho sempre ritenuto che questi tipi di provvedimenti, così come per esempio la sottotrazione per altri siti di Capri come per il Parco Augusto eccetera, vanno affrontati con molta attenzione, limitando rigorosamente l'applicazione alla tassa di sbarco per coloro che sull'isola sbarcano effettivamente per poche ore o per un periodo comunque limitato. È una forma quindi questa di incentivazione al cosiddetto turismo aggressivo che diviene e quindi ecco perché la mia posizione è stata sempre differenziata con nel merito dello specifico provvedimento riguardante la destinazione verso l'area del mio cuore, questa viene alla mia approvazione.
approvazione, ma sul principio generale della tassa di spacco io ho altre posizioni e per cui intendo astenermi invece su questa situazione. Grazie. Grazie consigliere Federico. Possiamo passare alla votazione della proposta. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Uno. Passiamo anche alla votazione della immediata eseguibilità del deliberato. Voti favorevoli? 12. Astenuti? Uno. Possiamo passare quindi al decimo, che è il nono, nonché ultimo argomento all'ordine del giorno, che è la realizzazione del progetto di riqualificazione via Roma, Piazza d'Europa, via Provinciale Marina Grande e il conseguenziale revoca della delibera del Consiglio Comunale 32/2018. Il relatore è il vice sindaco Ciro Lema. Sì, in effetti questa delibera che l'amministrazione propone contiene in effetti due scelte, quella la prima è quella di decidere di portare avanti il progetto iniziato già dalla precedente amministrazione del 2006, oltre all'integrazione fatta negli anni successivi di realizzazione di questo parcheggio interrato, che così partì, poi come dice il testo, la riqualificazione urbana e pedonale di via Roma, eccetera, e ovviamente la contestuale e conseguenziale l'epoca della delibera di Consiglio Comunale del 4 aprile 2018 che in effetti approvava una stesa di massima al progetto del funicolare Marina Grande Capri Anacapri. La ulteriore chiarezza è quella che la precedente amministrazione, la delibera 200 del 16/11/2017 approvava il progetto di riqualificazione urbana eccetera di via Roma e Martello da Piazza Marti di Ungheria, insomma un progetto complessivo, e allo stesso tempo dopo 4 mesi dava questa assenza di massimo, in effetti il 4 aprile dava questa assenza di massimo a questa realizzazione di andare avanti con la prova, diciamo dava in effetti precisamente un'assenza di massima. Quindi ovviamente avendo interpellato per iscritto, come sarà in effetti citata nella delibera, il tecnico che insieme ad altri tecnici aveva predisposto quel progetto, c'è emerso che in effetti i due progetti non sono compatibili, perché è ben noto che Piazza d'Europa non è Piazza del Piscino, tantomeno Piazza del Popolo, e quindi si procede a portare avanti questo progetto qua che è in premessa e ovviamente di conseguenza revocare la delibera del 4 aprile che riguarda lo studio per questa funicolare e ovviamente approviamo pure, chiediamo di aprire un tavolo poi con il comune di Anacapri per studiare altre soluzioni. In più concludo che ovviamente oltre al fatto tecnico che ci ha chiarito l'ingegnere che ha fatto lo studio per conto del comune, approvato pure dalla sovrintendenza, noi abbiamo anche l'impegno preso con gli elettori, siccome questa famosa funicolare Marina Grande Capri Anacapri ha trasformato un poco la campagna elettorale del rinnovo dei consigli comunali di Capri Anacapri anche in un referendum per questa funicolare, realizzazione di questa funicolare o meno. Siccome il risultato è stato di 2.424 voti per contrario in effetti alla funicolare, noi riteniamo di portare avanti il nostro programma elettorale e rimanere l'impegno preso con gli elettori. Ovviamente l'altra lista, come si sa, ha raggiunto i voti di 1.768, per cui penso che il referendum abbia dato un risultato abbastanza chiaro. Grazie. La parola al dottor Bozzaore.
sindaco, premettendo che sulla prosecuzione delle attività di Piazzale Europa siamo assolutamente favorevoli e d'accordo, perché al di là degli atti dal 2006 in poi decisamente poveri, abbiamo a un certo punto cercato di dare maggiore consistenza all'idea di Piazzale Europa e approvare un progetto che, oltre a prevedere unicamente il multipiano, prevedesse anche questa bretella fondamentalmente tra lo stesso piazzale e la zona intorno a Perotto, per trasformare il tratto Perotto, Perotto due colpi, in un senso unico, perché l'idea è sempre stata questa: costruire un enorme parcheggio e rifunzionalizzarlo ha un senso, migliora le situazioni attuali, ma non ci risolve in maniera veramente incisiva un problema molto più serio, che è quello della circolazione, dei tempi di percorrenza, e quindi andare ad individuare una soluzione di circolazione differente nel tratto in cui, diciamo, ci sono più ingorghi, che è quello appunto da Villa Rita, dove fondamentalmente la strada è già al massimo della sua larghezza, fino ai due colpi, è una soluzione che veramente cambierà radicalmente il modo di circolare su gomma sull'isola di Capri. Quindi, insieme ai progettisti che furono individuati per il Piazza d'Europa, la decisione che fu presa era quella di non accontentarci di individuare una formula per creare questo scatolone, questa sorta di super parcheggio, ma di individuare qualcosa di maggiormente consistente e incidente sulla circolazione veicolare. E da lì nasce quindi l'approvazione di questo progetto di Piazzale Europa. Sulla vicenda invece della funicolare, innanzitutto ricordo che all'epoca dell'approvazione in consiglio ci fu il voto favorevole del sindaco rispetto a quella sua di fattibilità, se lo ricorderà di sicuro, quindi immaginiamo che ci sia stato un cambio di idee, quindi in qualità di sindaco chiediamo quali sono le motivazioni che l'hanno portato così repentinamente ad abbandonare quell'idea. Ma soprattutto la cosa che mi lascia dispiacere e perplessità è quella secondo per cui non più di 4 mesi fa, 5 mesi fa, consigliatura nuova già insediata e il sindacato già sotto il nome di Marino Lembo, quando si accennò la discussione su questo argomento, il sindaco stesso diceva: per quanto riguarda il collegamento, riferendosi alla funicolare, si ritiene un argomento importante, ma da trattare nelle commissioni consigliari adeguate, nelle sedi opportune. Quindi fondamentalmente il sindaco diceva: non ne parliamo in questa sede, magari in maniera frettolosa, in maniera muscolare, ma facciamo sì che le commissioni permanenti, che esistono e che qualche volta funzionano anche, come dimostrato gli argomenti che abbiamo trattato, appunto 9-8, meglio 7-8, valutiamola in quella sede. Quindi, visto che il sindaco aveva preso questa sorta di impegno davanti a tutti i consiglieri, ma al di là dei numeri, che ovviamente la maggioranza alza la mano e si arriva almeno a 9, mentre noi ovviamente ci fermiamo a 4, c'è un impegno che ha un senso, secondo me, visto che le parole contano sempre qualcosa e quando le dice un sindaco dovrebbero valere e valgono ancora di più. Quindi perlomeno chiediamo al sindaco che l'argomento venga rinviato, si tratti di iniziare a trattare nelle commissioni, dopodiché andiamo avanti riportiamo queste delibere in consiglio comunale, ognuno potrà come ridire, però c'è questo impegno da parte del sindaco, che non è un impegno di un anno fa, è un impegno di 4 mesi fa, e ci aspettiamo che lui e la sua maggioranza ne vogliano tenere fede onestamente. Quindi chiediamo innanzitutto il rinvio dell'argomento. Sindaco. Ci sono due passaggi che è necessario fare, uno di carattere personale che riguarda la strada amministrazione, uno è presente di carattere attuale. Se avete modo di leggervi la delibera del Consiglio Comunale del 2018, io ho fatto una serie di considerazioni. A parte il fatto che l'idea di un collegamento di una gara non è un'idea recente, ma un'idea che è lontana, anche perché già nel piano traffico del 1984 era prevista, addirittura era prevista anche nel piano intercomunale.
è sempre stata prevista questo collegamento da prima camera. E quindi diciamo è un'idea che non è un'idea del comune di Anagà, è un'idea che viene allontanata, tanto è vero che mi ricordo che il sindaco Paolo Sartucci fece una proposta, forse il sindaco Federica se la ricorda, una proposta di un collegamento, una monorotaia di Campi Anacapri che diciamo non fu portata avanti, e questo diciamo è stata forse anche una dispiacenza che all'epoca fu fatto questo progetto. Io ho cercato anche di trovarne cartaceamente traccia, ma non sono, ci sono riuscito, però ho parlato, questo lo ricordavo, perché in realtà prevedevo un fiume, in realtà all'altezza più o meno della Madonnina, per collegare nella parte che andava in galleria verso Anacapri. Quindi questo argomento, che è un argomento diciamo importante, è sicuramente un argomento che viene da lontano e che bisognerà in qualche maniera diciamo andare a perseguire. Io votai a favore diciamo di questo progetto estremamente preliminare, sostanzialmente un tracciato, eccetto diciamo la parte che riguardava Piazzale Europa, che è la parte, devo dire la verità, forse più precisa del progetto, per il resto è solamente un tracciato, un tracciato. E diciamo perché diciamo io sono sempre dell'idea che le cose dobbiamo verificare fino in fondo, però mi riservai, dopo aver diciamo fatto una serie diciamo di considerazioni, per esempio io dissi che questa pratica era estremamente carente, perché in consiglio comunale sostanzialmente anche il parcheggio di Piazzola non era arrivato. L'ho scritto qua, cioè un argomento così importante come quello della definizione di Piazza Europa, che in realtà permetteva, con un'idea innovativa, devo dire da risvincolo innovativa, non posso uno può anche non condividere, ma con un'idea diversa, non era passato minimamente per il Consiglio Comunale, era stato solo approvato dalla Giunta. E io sottolineavo questa grave carenza, perché questa pratica, diciamoci la verità, eccetto il passaggio del 18 del Consiglio Comunale, non è mai stata arrivata nel Consiglio Comunale, è stata solamente gestita la Giunta, anche ad esempio come l'uscita, la delibera di uscita dell'uscita al Fortino è stata fatta una delibera di Giunta, quando io penso che queste cose meritavano un approfondimento, una condivisione in Consiglio Comunale. Allora voglio dire, stiamo parlando evidentemente di una, diciamo, di una progettazione estremamente preliminare. E torno a ripetere, solo nella parte che ha preso, che riguardava il Piazza Europa, al di là di un accordo meno, c'è una proposta di svincolo diciamo un po' più approfondita. Allora, su queste premesse che io ho messo a verbale, tutte queste mie perplessità di gestione di questa pratica, che è un argomento strategico, non portato in Consiglio Comunale, non diciamo portato solo l'ultima fase, non diciamo con scelte diciamo di giunta senza aver condiviso con nessuno, neanche nelle commissioni consiliari, diciamo specialmente quello di programmazione urbanistica, eccetera, in 5 anni si prende una sola volta e basta, giusto, non come si faceva precedentemente. Io diciamo, poiché sono sempre diciamo così, ottimista e possibilista, ho dato anche un voto diciamo, personale e al diciamo dissociante della gruppa, l'ho detto prima, devo dire la verità, e non se ne voglia per questo, anche per un gesto diciamo di cortesia nei confronti del sindaco di Anagapri, Franco Cesotti, perché all'epoca Franco Cesotti comunque, al di là di tutta la valutazione, era fatto uno sforzo per cercare di porre un problema che sostanzialmente, al di là delle chiacchiere, non è stato mai diciamo fatto. Quindi diciamo la mia è stata non la valutazione su un progetto definitivo, precisamente perché io mi misi anche in questa valutazione, che poteva, non era stata valutata minimamente, ad esempio, la possibile uscita in futuro nella centrale elettrica che rispetta ai collegamenti dei flussi marittimi da Baricentrica a Marina Grande, ma era stato per la valutazione che non ho capito ancora bene, fatto diciamo, una presunta futura uscita all'interno della Rizza e Porto Turistico, non considerando poi delle altre cose, che uno che viene ad esempio in via Viscari, si porta una valigia, fa un chilometro per andare a prendere un mezzo che poi deve andare da una casa, non si vende un taxi e senza, cioè tutte queste considerazioni le ho fatte, ma per le motivazioni un po' diciamo di carattere che sono sempre delle opinioni che uno deve diciamo in qualche maniera dare un appoggio ottimistico alle buone idee, e un po' diciamo per diciamo l'ho detto per sottolineare questo, per una motivazione
relazioni personali, confronti, comunque al di là di che si è simpatico o meno all'epoca, diciamo, di Franco Cesotti, che comunque aveva portato avanti l'idea, lui era un parere favorevole, ma che cosa? Ad un preliminare. Tanto è vero che io lo dissi, che è un voto di carattere personale, quindi non era legato a niente di seguito. Dopo tre anni, noi che cosa succede? Ci troviamo di fronte ad un problema dove noi dobbiamo, diciamo, portare avanti quello che è comunque per noi una necessità, perché mentre, diciamo, qui si ragiona su un'ipotesi che siamo in vero solamente di ipotesi, intanto però noi siamo tra poco tutti quanti ai propri. Questo è. Allora praticamente è arrivata questa pratica che, con tutte le perplessità e quello che, diciamo, che uno può avere, in realtà, diciamo, noi abbiamo necessità di mettere in mano quello che è un progetto importante di Piazza d'Europa, in particolare del parcheggio integrato, in attesa di valutare tutti i resti. Ora, io penso che la cosa importante di oggi è anche la lettera che il sindaco di Amicabile ha fatto. Il sindaco di Amicabile ha fatto una lettera nella quale ci dice di rinviare questo argomento e di discuterlo dopo. Ora, io torno a ripetere, il gruppo consigliare, diciamo, si è riunito, abbiamo discusso, abbiamo andato, abbiamo, diciamo, discusso, diciamo, l'argomento, e di fronte a questa lettera non si chiude la porta, nel senso che, io voglio essere preciso, forse è preciso, non è stato chiaro su questo. Il passaggio si è obbligato in questo momento a, diciamo, intervenire su questo preliminare, estremamente preliminare, non su un progetto esecutivo, non su un progetto finanziario, su un progetto nuovo, ma su una, diciamo, sostanzialmente, diciamo, un'ipotesi che, diciamo, può essere soggetta a 500 modifiche, non si chiude, perché abbiamo necessità di procedere a fare questo benedetto parcheggio integrale, stiamo parlando di generazioni, con tutti quanti da affrontare, e speriamo che qualche mese riesca a mettere mano definitivamente, perché poi dovremmo fare la storia di questa vicenda, la salita Andrea, tutti i resti eccetera, che sono cambiate tante cose in questi anni. In realtà non si chiude la porta, al contrario, io penso che, diciamo, l'argomento non è che si è contrari al collegamento, il problema esiste e c'è. Esiste, tanto è vero che è stato messo già dall'epoca nel piano intercomunale, diciamo, sia, diciamo, del piano, diciamo, e del, diciamo, piano regolatore intercomunale, sia nel piano traffico del 84 e poi successivamente, quindi il problema ci sta. Ora, diciamo, bisogna arrivare a ragionare su un'idea condivisa, su tutti quanti siamo d'accordo, tenendo presente anche le esigenze di capi in maniera, diciamo, universale. Quindi, diciamo, l'idea non è quella di cancellare qualcosa, diciamo, che in realtà è l'unica cosa che possiamo fare, ma è di sederci e di discutere. Il punto dove c'è una differenziazione, giusto, è sul metodo, giusto, e in realtà la, diciamo, la maggioranza ritiene di dover approvare il progetto, diciamo, del parcheggio andare avanti perché ci sono le condizioni per poterlo realizzare, e contemporaneamente, diciamo, si dice risediamoci e vediamo come dobbiamo portare avanti questo problema, che è un problema che diciamo, esiste e sta sulla necessità urgente, anche perché è innegabile che ci sono una serie di problemi sul traffico, la questo è stato assessore, lo sa bene, di tutti quello che sta la situazione. Quindi, diciamo, io qua non è che qua, diciamo, ci neghiamo qualche cosa assolutamente. Io dico solo che dopo tre anni, diciamo, passi avanti, poi alla fine non sono stati fatti sostanzialmente, abbiamo un'esigenza, diciamo, urgente da risolvere, ci troviamo di fronte a un discorso di preliminare, non un discorso, diciamo, istitutivo, finanziato, cantierato, interesse eccetera, ma su un progetto su cui si deve ridiscutere, su cui, diciamo, dobbiamo valutare se complessivamente, diciamo, va verso quelli che sono gli interessi di capo. Torno a ripetere, per esempio, io ho sempre insistito, per esempio, che in eventuale collegamento, diciamo, con Carina Grande, se arriva a Bena Grande, come ha già visto il piano intercomunale, perché è un'idea vecchia, secondo me, nella mia idea, avrebbe dovuto sbucare tutta l'altra parte, ad esempio dove oggi c'è, diciamo, i locali dismessi della centrale elettrica, perché sono baricentrici rispetto al secondo approdo, che diciamo, era anche nella Largo Fontana, dove sbarcano oltre, diciamo, le navi, ma sbarcano un flusso di non indifferente. Quindi
quindi diciamo su questo non è che essendo oggi noi, lo dico perché diciamo posso essere accusato di cambiare idea, di non cambiare idea, ma non è che no, questa è la Bibbia, la questione è la Bibbia, questione è la Bibbia, questo è un, diciamo, è l'inizio di un ragionamento, cioè questo progetto, parliamoci onestamente, non è la Bibbia, anche perché a livello diciamo di confronti con Sicura, eccetto l'ultima parte, non è venuto mai seriamente a discutere, scusatemi, io non faccio un progetto, no? Volevamo uscire a piazzare all'inizio del porto turistico, ma scusate, ma come siamo d'accordo? È stato solo deciso in giunta. Allora voglio dire, qua non è che io, per la mia posizione, io diciamo, non ho nessun problema, e lo prendo anche impegno pubblico, a sederci e discutere seriamente questo problema, perché bisogna fare qualche cosa, non possiamo andare avanti più così, anche se abbiamo tutte le strade del mondo, comunque ci troviamo di fronte a una situazione che in pochi anni è cambiata radicalmente, basta solo pensare a quello che ci succede sui B&B, sul territorio che hanno comuni, cosa c'è, continuamente si riversano, diciamo, sul comune di campo o su altre situazioni. Quindi voglio dire, questo progetto, giusto o no? Io l'ho votato perché all'inizio di un ragionamento che io ho ritenuto uno, avuto il coraggio di farlo, non è che la Bibbia, sediamoci e vediamo quali sono, cioè se io ho detto, l'ho sempre detto, l'ho messo qua del mare a lei, che secondo me questo progetto ha un finale sbagliato se lo vogliamo portare avanti, ed uscirà un'altra parte, eccetera, ma posso essere pure in considerazione. O la mia, o diciamo io non posso parlare di certe cose. Io torno a ripetere, vorrei che questo argomento, giusto? Che Carlo non si dividesse su questo argomento, ma su questo argomento insieme ci sediamo e vediamo qual è la migliore soluzione agli interessi di tutti. Questo è il ragionamento. Io penso che ho apprezzato, va bene, scusate, ho apprezzato il discorso di Piazza Pro, perché comunque innovativo, posso non essere completamente d'accordo, ma a immaginare una giornata del genere è una cosa nuova. Ma attenzione però, questo risolve il problema, potrebbe risolvere il problema, diciamo, del traffico, però una congestione sulla zona di Mansente è notevolissima. Allora sono considerazioni, direi che faccio il tecnico, vuole sedere pure qualcuno che capisce queste cose. La differenza dove sta oggi nel ragionamento? Sta la differenza solo in questo, che si fa su questa domanda una linea di piano che o si approva questo o diciamo non si discute. Io dico invece, come al solito, non diciamo, non è con questo che concludo, logicamente siamo sicuri che tutti quanti noi non siamo mai d'accordo su quello, però diciamo vorrei che un ragionamento che uno fa fosse anche apprezzato nell'onestà mentale che uno lo fa. L'onestà mentale è che secondo me questo argomento è troppo importante per dividerci, è troppo importante per non farlo. Questo è l'argomento. Io non ho mai d'accordo con te, la domanda che infatti non ha avuto risposto, permettimi, perché un mese fa abbiamo detto facciamo le commissioni, oggi me lo trovate bello e fatto con la Portici, noi abbiamo 9 numeri, non avete 4, la commissione non ha avuto risposto, però questo è un tema, questo è, perché se poi diciamo parole, io sono d'accordo con te, tra l'altro il Zio di Carlo può non dire una cosa su questo argomento, è normale che il tuo ragionamento, la tua parola vale probabilmente più di quanti tutti quanti che tu pensi, quindi giustamente l'indirizzo è tuo, però è anche vero che se noi 3 mesi fa abbiamo detto valutiamo nelle commissioni, a me mi ha fatto strano di trovarmi la delibera, tra l'altro anche io gli allegati che poi che se ne fanno un po' la differenza, e quindi io ritengo che visto che l'abbiamo parlato per un anno e mezzo, non 3 anni, un anno e mezzo che non viene portato in questa sede, oggi può essere rinviato di 7 giorni, di 5 giorni, cioè, pure perché ma lì, il tema e il metodo revochiamo e poi facciamo il tavolo di concertazione, spariamo e poi facciamo la trattativa, questo poi è, diciamo, da qui di vista della tua in diplomazia, perché ovviamente questo, qua siamo in questo di gruppo, questa è una decisione di gruppo, cioè di collaborazione di gruppo, diciamo, se avessi solamente il potere di decidere da solo e non avessi un consiglio quanto rispondere, probabilmente diciamo, tante cose non è venuto. Ma il vostro programma elettorale era molto chiaro sul punto, sì che era normale che voi portavate avanti questo tipo di ragionamento. Però è anche vero che se io non voglio fare un avvocato difensore di un provvedimento, diciamo che io ho portato al vice sindaco, scusa, non è niente nel congresso, però voglio dire, questa posizione sofferta di valutazione anche di rapporto in comune della gara non significa che qua si viene come si cancella questo progetto, assolutamente, perché comunque questo progetto rimane in piedi al comune della gara, quindi significa che questo progetto esiste. Prima, tu hai un'argomentazione tecnicamente così, diciamo, anche positiva da certi punti della volontà di continuare a portare avanti l'argomento, e non riesco a capire perché si debba fare prima la revoca e poi la concentrazione. Il tempo restante, il progetto di Piazzolo può andare avanti perché tutte le delibere con
giudiziari, anche quelli che abbiamo approvato, dicono una cosa molto semplice, fermo restando che deve essere compatibile con quello che noi vogliamo fare a Piazza da Roma, che per noi rappresenta una per tanti motivi. Inoltre noi abbiamo avuto consiglieri di opposizione che vogliamo partecipare alla discussione, che abbiamo sia diritto che il dovere, abbiamo avuto la situazione in seguito, non ne parliamo frettolosamente in consiglio, facciamo le commissioni e dopo 3 mesi ci troviamo una situazione completamente opposta rispetto alla parola che il signore aveva dato, perché effettivamente se è questione non dobbiamo discutere la differenza. Allora, ma rinviamo di 10 giorni, a me non pare che sia la fine del mondo. No, vabbè, faccio la proposta, non è il contrario, l'altro fuori che hanno fatto, è una provocazione, mi dispiace, vabbè, prendiamo, allora, visto che il mio non se ne parla, posso proseguire il mio intervento? Per me il sindaco che mi dice, ma la parola della commissione ha un valore, la parola del sindaco ha un valore, secondo me. E allora io aspetto che il sindaco che dice parliamo della commissione, dopo 3 mesi non mi venga a dire faccio direttamente il consiglio, il di legarti 24 ore, ho ragione io, punto, ma nella correttezza, nella dialettica tra quello e l'altro, poi c'è lì, e Roberto Bottone, sono un consigliere, Salvatore che è testimone, qua per sono, lo dico che sono oltre te, che ogni volta che arrivava qui un provvedimento con delle carte che facevano scrivere il primo ad andare a dire che sono relazione su questa cosa che la il primo, ho fatto tantissime volte. Per cui mi aspetti il rinvio. Attenzione però, un attimo solo, la richiesta di rinvio per carità è accettabile, ma voglio capire qual è il problema sulle carte che fanno scrivere. No, no, dicevo in generale, io sono sempre di uno che ah no, ok, perché le carte sono a posto, cioè voi tengo anche a dirci che il motivo di rinvio, se è politico, il politico no, certo non perché io ho fatto un esempio di quella di quella del mio comportamento come so dall'altra parte. Poi, ovviamente, la mia richiesta di invio fa ridere a qualcuno, ridiamo, però c'ha senso questa cosa. E poi eravamo dicendo, il sindaco di Capri, se ne sapete a fare, la quale si arriva ai 18 giorni, oggi lo stabiliamo. No, infatti non parla più. Diciamo, per essere preciso. Ma è stato preso questo impegno, quindi io aspetto la porta avanti, perché poi le parole che diciamo qua non vanno, non vanno. Allora, cioè, Maria, tra l'altro sta pure messa a verbale, sono pure sfortunato, le carte fai, sono pure riportate. Eppure parliamo delle commissioni, ci vogliono parlare delle commissioni, non vogliamo fare così. Io chiedevo il rinvio perché c'era per il semplice fatto che politicamente c'era questo impegno dal capo politico dell'amministrazione. Cioè, a me già questo mi basterebbe se facessi il consiglio di maggioranza per dare la mano di rinvio, perché poi a noi sindaco la figura di quello che parla va, ma già faccio se ne fa, onestamente. Perché questo ne sta facendo. In questo momento vogliamo dire che il sindaco ha detto una cosa ma non la pensava. Oppure la più fanno stare zitta a me quel giorno, però adesso boh, mi torna la questione con la considerazione che è. Vabbè Mari, comunque la richiesta di invio. Attenzione, non prescindiamo con i toni con le parole, per favore, perché non è questo il caso. Vabbè, sto trascendendo anche un po' con la teatralità dei toni, quindi rimaniamo un attimo. Adesso ci sono interventi? Ma perché l'intero non è che devo dire, poi proposte di video, ovviamente ci possono essere interventi sulla video. Ma deve intervenire qualcun altro, poi intervengo io. C'è qualcuno che può intervenire? Spiegazioni sui comportamenti tenuti in passato, sui comportamenti e quindi ho prestato molta attenzione a questo, però ho rilevato soprattutto una, come dire, una discrasia durissima, violentissima con quanto invece dichiarato dal vice sindaco, relatore della proposta. E il quale vice sindaco ha fatto riferimento alla, come fosse quasi una partita di calcio, ha fatto riferimento alle elezioni e al risultato elettorale. Secondo il vice sindaco avrebbe confermato la decisione di non perseguire il disegno della Nicolai Rinaldi Capri.
Egregio Sindaco, credo che non sto dicendo cose diverse dalla realtà che tutti possono aver verificato. E quindi il riferimento al risultato elettorale mi pare assolutamente inconferente, oltre che incongruo. Mentre invece mi sembra preoccupante questa dichiarazione del ricorso al ricordo elettorale. Mi sembra di capire che qui oggi, se dovessimo affrontare seriamente questo problema, dovremmo rivolgerci alla piattaforma Rousseau, credo che sia l'unica forma per, come dire, per essere coerenti con quanto ha detto il vice sindaco. Il quadro giuridico ha espresso in maniera chiara o meno chiara, o con parole velate o qualcosa del genere, ma il sostanziale dissenso dalla iniziativa stessa della funicolare alla Capri, Marina Grande, Capri alla Capri, o Capri o Marina Grande alla Capri direttamente. Quindi vorrei partire da questo ragionamento, mi rivolgo un'altra volta al sindaco. Tutti coloro che hanno trattato l'argomento hanno comunque, ripeto, tutti coloro che hanno trattato l'argomento hanno, mi riferisco alle associazioni, mi riferisco a movimenti politici, mi riferisco a testate giornalistiche e quant'altro, tutti hanno comunque riconosciuto la possibilità di alternative alla funicolare sul ferro tradizionale come quella che già abbiamo, ma ci sono varie articolate possibilità diverse di raggiungere lo stesso punto, perché su un punto tutti sono d'accordo: dobbiamo migliorare il collegamento tra i due comuni. È vero questo? Lo dicono tutti, lo diciamo tutti quanto noi che abbiamo questa idea, perché abbiamo il problema dei rivolti, abbiamo il problema della strada di Anacapri che è inadeguata a sostenere tutto il traffico che abbiamo, e quindi il trasferimento soprattutto per il lavoro per i dipendenti, quindi pensiamo anche a questo tipo di problematiche. Tutti abbiamo detto, diciamo, continuiamo a dire, è giusto provare a studiare una soluzione. Per esempio, tanto per dire, personalmente io non sono per la funicolare sul ferro, ma su altra forma esterna, quindi non in galleria, non in cosa, perché è estremamente costosa e probabilmente con altri svantaggi rispetto invece ai vantaggi che possono venire da altre soluzioni, come per esempio quello funibiario su cavo e così via. Allora, se siamo tutti in buona fede, tutti siamo d'accordo sul fatto che è necessario procedere a una soluzione del problema del collegamento tra Marina Grande, Capri e Anacapri, dobbiamo muoverci in questa direzione dell'approfondimento. E cioè dobbiamo, come consiglio comunale, dire al vice sindaco: guarda, tu sei sulla strada sbagliata, mettiti da parte, non intervenire più su questo argomento, perché appunto sei in assoluta minoranza in questo discorso, non c'è più niente. Quindi il vice sindaco dovrebbe avere l'amabilità di fare marcia indietro e di rinunciare a contenere questo comportamento che è grave anche sotto un altro profilo. Grave comportamento tenuto dal vice sindaco e purtroppo dall'amministrazione, e cioè quello di dire che non è più possibile perseguire il disegno della funicolare e bisogna abbandonare. E questo credo che sia complicato anche innanzitutto perché non ha fatto riferimento alla revoca delle delibere di giunta a cui ha fatto riferimento il sindaco. Ci si è limitati soltanto semplicemente di concludere, perché sono finiti i minuti a disposizione di ciascun consiglio. Io penso che l'argomento comunque meriti. Sicuramente, infatti contingentiamo i tempi così possiamo parlare tutti. E quindi credo che sia corretto. Ma tornando quindi al discorso di completare,
Sì. Ci sono dei liberi di giunta, dei due liberi di giunta, di giunta comunicata comunale, che andrebbero evidentemente trattate anch'esse, quindi abolite. Quindi io non capisco per quale motivo si è limitato soltanto alla delibera di consiglio comunale, mentre mi pare che le delibere di giunta fossero molto più stringenti e come dire, dirimenti rispetto ai vari problemi. Allora ritorno a quello che dicevo. Se siamo tutti d'accordo su questo tema che ci dovrebbe vedere tutti uniti, cioè del miglioramento del collegamento della mobilità con la Napoli, io credo che dobbiamo fare dei movimenti in questa direzione. Il primo dei quali il nostro capogruppo ha chiesto la sospensione del Consiglio Comunale, no, il rinvio della regione. Io invece intervengo per dire chiedo la sospensione. Perché il capigruppo delle due formazioni di questo Consiglio Comunale possono concordare possibilmente per serietà, per coerenza e così via, una decisione, diciamo possibilmente unanime su questo. Anche perché io rilevo nel comportamento dell'amministrazione e del vice sindaco, stavolta si è un vulnus nei rapporti con il comune di Aracà. Bisogna ricordarsi che esiste un galateo anche dal punto di vista amministrativo. Non ci si rivolge ad un'altra comunità rappresentata da una giunta comunale, da un consiglio comunale, rappresentata da un sindaco, così come ci siamo oggi comportati. Esiste una legge non scritta del comportamento che si dovrebbe avere rispettando la comunità di Aracà, rispettando chi oggi è all'amministrazione del comune di Aracà e chi appunto sostiene le cose. Quindi prima di procedere ad eventuali ulteriori interventi sull'argomento, io chiedo all'amministrazione, al sindaco quindi, di avere una breve sospensione del Consiglio Comunale per consentirci questa tentativo di trovare questa una posizione unitaria. Grazie consigliere Federico. Rispetto alla richiesta del consigliere di sospensione del consigliere Capogruppo, rispetto alla richiesta del consigliere Federico di sospensione del consiglio comunale per interloquire con l'altro capogruppo. Prima della sospensione, che avrà durata di 5 minuti, il vice sindaco ha chiesto di accelerare la prego. Il medico che parla prima della sospensione crede che possa fare un po' di chiarezza, perché il mio primo intervento è stato molto succinto, politico e tecnico. Allora, siccome si parla di richieste di convocazione che si era detto insomma nei primi consigli comunali per la convocazione della commissione di programmazione eccetera, però io voglio dire due cose. Innanzitutto la richiesta della convocazione della commissione la poteva chiedere anche la minoranza, poi sono passati 6 mesi che sarebbe stato dovere sacrosanto dell'amministrazione di Aracà, ma non un giorno, un minuto dopo il risultato elettorale chiedere subito un incontro. Secondo argomento, vado brevemente in modo che è meglio che non usciamo fuori dal seminato. Anche il giorno 4 aprile, anche 4 associazioni chiese insieme alla minoranza dell'epoca, chiesero il rinvio del Consiglio Comunale per discutere questo progetto. Non fu accettato. Tutto si è risolto tra il comune di Aracà per essere il sindaco e l'amministrazione di Capri. La minoranza non è stata mai sentita, si arrivò allo scontro, poi ci fu uno scontro in Consiglio Comunale il 4 aprile e quindi non è stata mai convocata la minoranza. Poi adesso abbiamo sentito che anche il consigliere Federico l'ha detto adesso e l'ha scritto pure sul giornalino che esce la domenica, era ed è contrario a questo tipo di soluzione. Per cui se quando pare siamo quasi tutti contrari,
Di che cosa dobbiamo discutere? Rinviamo, sospendiamo il Consiglio Comunale, facciamo le commissioni, si discutono le commissioni, nessuno ancora ha risolto, stava scritto pure nella delibera di Consiglio Comunale, come risolvere il problema di piazzare Europa? Perché si è stato detto che se la prima la mai grande, non basta per fare, non è remunerativo, non è possibile farlo. Non so da dove dovrebbe passare, non si è modificato il progetto. Allora, continuare a essere presi in giro, e peggio ancora, avere pressione per non dire altre cose, io sospendiamo il consiglio, insomma. Poi viene detto, siccome capisco che si cerca la provocazione, si cerca anche l'eventuale impossibile spaccatura di questo gruppo, perché non è possibile, noi stiamo solo applicando e alla lettera, perché il voto è un ordine, non è un suggerimento come i semafori a Napoli. Il voto elettorale è un ordine per quanto mi riguarda e io lo rispetto. Poi tutte le altre modifiche eccetera si possono fare. Voglio rassicurare il consigliere Federico che il vice sindaco non si metterà mai da parte, perché insieme a tutti gli altri eletti di questa maggioranza hanno ricevuto un mandato dagli elettori. Quarto punto, pertanto noi chiediamo di revocare il progetto e poi nulla toglie che un'altra soluzione la possiamo approvare, sicuramente, io l'ho scritto nella legge, ma forse si è letto un poco velocemente, io ho detto che apriamo subito un tavolo, perché questa situazione portata avanti con prepotenza, arroganza e prevaricazione, i cittadini, almeno quelli di campo, non lo vorrebbero subire. Poi, come si doveva fare prima, si può fare adesso, aprire la discussione, discutere che ci sia un problema del traffico, che ci sia un problema di tutte quelle delle problematiche che sappiamo, non c'è dubbio. Ma che alla vigilia di il giorno del primo del Consiglio Comunale, dopo 6 mesi di silenzio, dopo 6 mesi di silenzio, ce lo sospendiamo, facciamo una settimana la convocazione, ne parliamo, vorrei capire che dovrebbe uscire da questa commissione. Per cui si poteva anche chiedere lì, questo dovesse dovere sia della attuale minoranza e all'epoca maggioranza che ci tenevano a questo progetto, sia la minoranza attuale in Consiglio Comunale e il Comune di Aragà, un minuto dopo dovevano chiedere che questa convocazione e questa apertura del tavolo. Per cui io dico che per quanto riguarda l'ultima parte, che si parla del turnus, insomma, che io non ci dimentichiamo che io, il sottoscritto, che avrebbe, diciamo, offeso il comune cittadino di Aragà, ha chiesto scusa, ma io e i cittadini di Marina Grande stiamo aspettando ancora che il sindaco di Aragà si venga a prendere quel famoso caffè a Marina Grande. Bene, adesso possiamo anche sospendere il consiglio. Grazie. Da alcuna riunione tra i due comuni.
credo che questo sia, sia importante perché riguarda appunto una, l'impegno anche dell'altro comune, cioè del comune di Capri, della zona, di una zona che riguarda il comune di Capri. Penso che sia la posizione giusta quella di azzerare adesso e di riprendere immediatamente dopo il confronto su quale tipologia di provvedimento e di progetto possa essere assunto dai due comuni per risolvere questo problema. Su cui siamo tutti quanti d'accordo. Grazie consigliere Dorazzi, la parola prima al capogruppo e poi si era prenotato per parlare il consigliere Federico. No, vabbè, noi diciamo che nella conversazione avuta con Bruno, al di là di tutto, chiaramente la richiesta nostra era quella del rinvio perché c'era stato un impegno specifico del sindaco in tal senso e riteniamo che quando un sindaco prende un impegno poi possa certamente, debba certamente portarlo avanti questa cosa. Notiamo che c'è insomma faltando la volontà di una prova muscolare nei confronti nostri, nei confronti del comune della Cara, andiamo avanti così. L'unica cosa che ho notato che mi faceva un pochettino sorridere è che quando la prima frase che disse il consigliere Lembo il mese di aprile del 2018 disse dichiara che questa vicenda sia sicuramente iniziata a suo parere da fattori esterni che non sono parte in consiglio comunale ma che aleggiano in questa discussione. Mi faceva ridere questa cosa perché adesso quei fattori esterni sono diventati fattori interni e quanto pare nonostante il sindaco si impegna la maggioranza faccia il contrario di quello che il sindaco si è impegnato a fare. Comunque questo è per quanto riguarda il rinvio, poi mi riservo di fare interventi nel merito della vicenda, visto che dobbiamo certamente parlare del merito del progetto adesso. Nella commissione, a trattare da qui a breve, la commissione nominata proprio dal sindaco, che qua poi c'è riferimento il sindaco, della commissione turistica, diciamo così, di continuare a trattare degli argomenti. Quindi a te, Luigi, che sei il presidente del consiglio e della commissione. Chiediamo la celerità nel riunirci, nel lavorarci. Assolutamente, su questo ho un mio impegno personale, anche perché, come è scritto anche nella delibera, la discussione di un collegamento alternativo tra Capri Marina Grande e Ana Capri chiaramente è una cosa sicuramente importante e va trattata in commissione in maniera corale, cosa che purtroppo non abbiamo avuto la precedente del consigliere. La parola al consigliere Federico, grazie. No, soltanto per confermare la volontà del nostro gruppo di partecipare alla riunione, che l'idea sarebbe stata quella di creare in questa sede già una, forse una nuova commissione, forse sarebbe troppo, ma bene anche utilizzare la commissione già costituita. E c'è il paese, quello del turismo, credo che possa essere. Non è solo del turismo, perché il turismo è quindi va bene. Certo, certamente questo intendevo dire. E quindi con l'input di avviare immediatamente nuovamente contatti con l'ANACAP per rimediare a quella infrazione, così come io l'ho definita prima, del galateo amministrativo che bisognerebbe saper utilizzare nei rapporti tra enti, eccetera. E quindi il comportamento del vice sindaco ancora in questa occasione non è certamente condivisibile. E purtroppo è emerso un dato che ovviamente eravamo già a conoscenza, ma che ora diventa praticamente pubblico, e cioè che la posizione nei confronti della funicolare in realtà è una posizione contraria nei confronti dell'ex sindaco di Ana Capri e attuale vice sindaco, quindi un problema personale, assolutamente personale, legato al fatto elettorale, legato appunto ai voti, 2000 voti, 3000 voti e cose di questo genere, quindi ci teniamo soltanto in modo che si sapesse esattamente qual è il fatto. Noi ci troviamo in queste condizioni, il Consiglio Comunale delibera in questo modo perché il vice sindaco ci ha imposto
questa decisione che deve andare a quel servizio, a quel posto, nei confronti del vice sindaco, ex sindaco di Aracati. Questo purtroppo, Presidente, a parte il fatto che forse non sarebbe il caso che la Presidenza assumesse a tutto, come dicevo prima, il comportamento non c'è bisogno di parlare, basta anche guardare, e sto vedendo una cosa che non mi convince, cioè che il Presidente faccia così e così con la testa. È confermato, invece lo ribadisco, che noi ci troviamo in questa situazione per un patto di attrito, di ostilità personale dell'attuale vice sindaco di Cagliari nei confronti dell'ex sindaco e attuale vice sindaco del comune di Aracati. Questo è il livello in cui ci stiamo muovendo. Sia ben chiaro. Grazie. La parola al vice sindaco Cimarengo. Ovviamente respingo in pieno quando dichiarato dal consigliere Federico, in quanto non corrisponde alla verità, e anche perché non ho detto prima, c'è stata una delibera di giunta il 1 ottobre, qua fatta dal comune di Capri, che riporta la stessa motivazione della delibera di oggi. Nessuna convocazione, nessuna lettera, nessuna richiesta di convocazione di commissione, diciamo, territoriale, eccetera, competenti, e quindi nessuna. Voglio far presente che l'unico sindaco che dopo 50-60 anni ha ripreso il rapporto col comune di Aracati è stato Cirovetti, mentre il precedente sindaco ancora prima del 2004 non sarebbe mai salito ad Aracati, nessuna riunione, rottura completa. Quindi la storia ce lo dice, e quindi andiamo avanti e vediamo. E con questo atteggiamento prendo atto innanzitutto con dispiacere che c'è anche una spaccatura nella minoranza, perché quando il consigliere Federico dice che lui è d'accordo non alla funicolare, non ad altre cose, mi pare che si devono mettere prima d'accordo la minoranza. Come la maggioranza, non interrompere, non interrompere, stai calmo, stai calmo. Allora, per quanto mi riguarda, respingo in no, nessuna offesa ho fatto, io ho chiesto scusa agli abitanti di Aracati e non al comportamento di ingerenza che ha cominciato il sindaco di Aracati. Ecco, lo confermo, perché chi ha cominciato si perde, e chi ha replicato sicuramente la prepotenza si può fare in altri posti, ma non si può fare in tutta Italia, ma non nei confronti di Capri e dei capresi. Grazie, speriamo che sia presto il tavolo. Non ho più microfono, buongiorno. Non so come intervenire, per favore abbassiamo un po' i toni. Abbassiamo tutti un po' i toni, calmiamoci per favore, anche la vice sindaco per favore. Prego. Allora, nel tentativo di andare oltre, faccio io il primo passo per andare oltre, perché sennò qua non ci riusciamo più. Io prendo atto di questa volontà di trattare l'argomento, nonostante insomma quello che ci siamo detti che non ripetiamo, nonostante una lettera del comune di Aracati che effettivamente sembra insomma essere il presagio di un'interruzione dei rapporti istituzionali, il che sarebbe un peccato, soprattutto quando abbiamo sul tavolo argomenti pesanti dall'area marina protetta di cui abbiamo parlato prima, collegamenti marittimi, piani intercomunali, eccetera eccetera eccetera. Però evidentemente questa è la scelta, e ovviamente si fanno anche questa è la scelta insomma della maggioranza, e ne prendiamo atto, come diceva il presidente dello scorso consiglio comunale. Allora, alcune considerazioni però su quel lavoro, su perché ad aprile nel 2018 arrivammo alla votazione di questo progetto, all'idea di sposare questa iniziativa, eccetera eccetera. Allora, innanzitutto si tratta di un'opera ovviamente di grande rilievo, che nelle sue fasi preliminari, che poi questa cosa vale anche un po' per Piazza Europa, non è che poteva tanto riuscire a rispondere a tutte le problematiche che ovviamente nascono, no sindaco, nel senso che si sapeva chiaramente che
che quella fase preliminare in qualche modo meritasse degli approfondimenti ulteriori, perché ovviamente poi nell'andare a svolgere e sviluppare le progettazioni di livello successivo le cose sarebbero uscite fuori con maggiore consistenza e quant'altro. Tuttavia l'idea piacque perché si propone di garantire un sistema di trasporto efficiente che raddoppia la capacità trasportistica attuale. Si propone di farlo attraverso un metodo che non è la tradizionale gomma, perché noi andare oggi a creare soltanto la struttura di Piazza d'Europa fondamentale e che se ne dica ha avuto uno sviluppo più acceso e intenso sotto la nostra amministrazione non può bastare, perché da qui, che oggi è il 2019, a 30 anni dobbiamo avere la capacità, a mio avviso, di immaginarci anche dei sistemi integrati di trasporto. Per individuarli e trovarli c'è bisogno di studio, c'è bisogno di affrontare le questioni e le tematiche con attenzione, senza slogan e senza fare sempre queste distinzioni di quartiere che hanno scocciato e che non hanno portato a niente sinora. E quindi questo era un progetto che si proponeva di efficientare evidentemente il trasporto. È un progetto che tra l'altro aveva una sua rilevanza ambientale, perché gli studi geologici annessi al progetto e allegati al progetto dimostrano come quegli interventi erano rafforzativi rispetto alla roccia e non la indebolivano. Era un progetto di carattere ambientale, perché ovviamente con un sistema integrato di trasporto le emissioni nocive di CO2 e quant'altro diminuiscono in maniera sostanziale. Tra l'altro consideriamo che siamo un paese in cui ancora ad oggi le tecnologie non sono del tutto capaci di garantirci una mobilità di autovetture totalmente elettriche per le discese, le salite continue, per l'interruzione del flusso veicolare continuo, quindi con questo frenare, utilizzare la frizione di continuo nei rapporti e nelle relazioni che abbiamo avuto noi con anche aziende che facevano questo, queste problematiche sono sempre emerse. Ed ecco che anche questa soluzione aveva anche questo vantaggio di garantire una sua capacità ambientale. Oggi si decide di votare no, spero che tutti i consiglieri prima di prendere questa, o meglio, che sia la sua regola, quindi prima di prendere questa iniziativa abbiano fatto, come sono sicuro, le valutazioni tecnico, amministrative e politico necessarie e non sia invece una scelta superficiale, mi auguro proprio di no. Ritengo che sia un po' troppo facile nascondersi dietro alla lettera del tecnico incaricato per il preliminare. Ha detto che è incompatibile e non si può fare niente. La lettera che non mi risulta sia allegata agli atti, a dire la verità, ma sono sicuro che il progettista in quella lettera non ha detto non si può fare niente, dobbiamo per forza accantonarlo, ma probabilmente, conoscendo lo spessore di Peppino Aprea dal punto di vista personale e tecnico, sono certo che abbia avuto un comportamento più diciamo concertativo, nel senso di dire verosimilmente queste soluzioni, questi due disegni si sovrappongono, ma si può studiare qualcosa di ulteriore. Sono sicuro che l'abbia detto, ma non è stata correttamente riportata questa parte nella delibera, è chiaro che non è stata riportata perché non ci conveniva dirlo. Quindi la verità è che magari con un incontro tecnico tra la Sintagma e l'ingegnere Aprea come capogruppo del gruppo di proprietari e di professionisti, probabilmente qualche soluzione tecnica si poteva trovare. Quindi la parte tecnicamente non è possibile, è la pezza a colori fantastica che è stata trovata, ma io non è che mi faccio impressionare così facilmente, quindi sono sicuro che non corrisponda a verità. Si ritiene che in ogni caso, da un punto di vista della diplomazia istituzionale, vogliamo chiamarla così, inserire il punto numero 3, revoca, e al punto numero 4, facciamo la concertazione, sia un insulto all'intelligenza di chiunque si sieda qua dentro, perché non esiste la trattativa con la pistola che ha già fumato sul tavolo, non l'ho mai visto e non ho mai individuato come metodo di risoluzione delle controversie. Prima sparo e poi ci mettiamo d'accordo sul perché abbiamo sparato. E quindi in realtà questo tavolo di concertazioni con i rapporti, come ha detto già il signor Scorpa, si romperanno dopo questo voto, sono sicuro e sono certo non avrà mai una luce. Il problema del collegamento Managati è effettivamente un problema serio
È un problema talmente tanto serio che liquidarlo così in due parole, per quanto siamo qui da un'ora, sinceramente fa capire la volontà effettiva di trovare le soluzioni quale sia. Dall'altro ricordo che l'impegno di andare avanti con una progettazione Marina Grande Capri è un impegno assunto precisamente con atti amministrativi dall'amministrazione comunale di Capri nel 2009. All'indomani del rapporto Celsius ci fu il famoso manifesto per Capri e l'amministrazione comunale di Capri, la Capri, le associazioni si proponevano di individuare tra le altre cose anche questa formula di collegamento, senza specificare tecnicamente in che modo lo si potesse trovare, ma si era questo tipo di soluzione. Chiaramente dal 2009 in poi nessuno si è mai occupato di riempire di contenuti quella proposta, e quindi la cosa che temo è che anche oggi, quando diciamo cerchiamo di individuare un'altra forma di trasporto, io se faccio la domanda ai 12 consiglieri che stanno qua attorno, avrò 12 risposte diverse su quella che può essere l'alternativa di trasporto al trasporto su gomma per Anacapri. Quindi in realtà andare a fare un tavolo di concertazione con Anacapri senza aver individuato delle formule alternative è una cosa abbastanza, non dico inutile, ma che ci fa partire veramente da lontano. Cioè quando si dice non la frivolare in maniera chiara, inequivocabile, non ne vogliamo sapere niente, però si dice pure, però un collegamento, ma una grande a noi ci interessa, riteniamo che sia fondamentale, ritengo che questa seconda parte del discorso vada riempita di contenuti, vada riempita di una proposta, cosa che oggi chiaramente manca. Sono sicuro che, ripeto, se faccio il giro di microfono qualcuno mi dice facciamo il teletrasporto, qualcuno mi dice facciamo la funicolare esterna, qualcuno dice altre cose, qualcuno si propone, secondo me purtroppo, di mettere un muro in un posto, perché qualcuno che fa queste battute di quattro soldi negli anni si è sentito. Quindi ritengo che questo tipo di logica sia completamente fuori strada. Il nostro voto contro è per tutti i motivi che abbiamo detto. Onestamente io mi auguro almeno che venga portata avanti quella di Piazza d'Europa, che sarebbe una novità, perché c'è qualcuno che forse non se la sarebbe data, non l'aveva mai portata avanti. A un certo punto c'è tutta questa voglia di correre sull'argomento, ci fa piacere, ma ne abbiamo ovviamente un sacco di dubbi. Quindi dispiace per come è andata avanti questa discussione consiliare, dispiace perché il sindaco dominò la parola data, e questo mi dispiace molto. Grazie consigliere Pozzotre, il sindaco della parola. Ma non è che poi le carte, poi le parole si dicono e rimangono. Qua se vogliamo dire quello che abbiamo detto, questa famosa frase che abbiamo detto nel 2000 corsi, sembra che qua abbiamo fatto un giuramento di bottiglia. Abbiamo detto, no, scusami, allora, ma giusto per farlo sentire alle persone e poi rimangono le carte qua, scusami. Abbiamo detto, quando è arrivata, contestualizziamo questa cosa, è arrivata la lettera del sindaco di Anacapri, dopo diciamo, la nostra mia l'atto iniziativamente esternazione nei confronti di avere buoni rapporti col comune di Anacapri, è arrivata a sua volta anche l'esternazione del comune del sindaco di Anacapri. E diciamo, poiché il motivo di frizione principale era stato durante la campagna elettorale, perché insomma, dobbiamo fare la storia, ma evitiamo di fare la storia perché quello è successo. No, io dissi, per quanto riguarda il collegamento, il sindaco richiede, se è un argomento importante, vado ad adattare le commissioni consiliari adeguate nelle sedi opportune. La situazione è molto seria, ricordo che molti anni fa fu proposta l'iniziazione, proprio da parte, quando c'era il sindaco di Costantino Federico, si ricorda il sindaco Federico, e quando andava a Roma da De Gonzo, la famosa bretella sulla carne e la carne, De Gonzo questa una mente, davanti a me e a Federico c'era la cancella con una. Io so che ti stiamo delle lane, qualcosa del genere. E c'era, ricordo stavamo io e la, sicuramente io quando c'era qualcun altro, ma io e il sindaco Federico c'eravamo. E che doveva collegare una carne e una marina, passando per Aiano di sopra per snellire l'attuale collegamento. No, il tema riguarda sia il trasporto di mezzi pesanti che il trasporto di persone, perché in realtà diciamo questo può risolvere. Potrebbe risolvere un collegamento che avrà capo le persone, ma comunque il traffico pesante di dimensioni notevoli potrebbe esserci sulle nostre strade. Quindi diciamo
bisogna poi fare d'altro. Io questo ho detto, non ho detto altre cose, non ho detto, diciamo, io cerco, diciamo, nelle medie sempre, cerco di fare il mio lavoro, diciamo, con coerenza, cerco di fare con pazienza, con disponibilità, e poi voglio dire, poi farmi dire che sono uno che non ha parola, ma è un po' di esagerato. Diciamo che ne siamo un po' più esagerati. Se non ci sono altri interventi, la proposta può passare alla votazione. Voti favorevoli? Come dice? Ci sono dichiarazioni di voto? Cioè, le hanno già fatte. Ma io penso che l'abbiamo fatto, l'ho inserita nel discorso. Capogruppo, se lei ha una personale dichiarazione di voto, chiaramente vorrebbe. Se non la possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del deliberato. Voti favorevoli? 9. Voti contrari? 4. Allora 14.05, chiusa la seduta. Chiamo la convocazione della